Oh, giovani amici di Facebook. Allora, dovrebbe funzionare tutto quanto. Siamo live in contemporanea streaming su Facebook e su Twitch, ovviamente, soprattutto su Twitch, dove abbiamo il massimo degli spettatori, però vedo che oggi sta andando benino anche Facebook. Quindi, se siete in ascolto su Facebook, fatemi il piacere di condividere la live, perché non streameremo più su Facebook se non raggiungiamo un numero decente di utenti collegati. Quindi terrorismo puro il mio, condividete la live, altrimenti non facciamo più live su Facebook. Benvenuti a Nerdvana. Allora, Nerdvana è un format ormai molto vecchio che facevo già su YouTube qualche anno fa, proprio in questa maniera qua, questo format talk show in cui io presento, anticipo, diciamo, un argomento ogni settimana, parliamo di quell'argomento in particolare e poi anche qualcosina della, diciamo, attualità della settimana, ovviamente, come è normale che sia. Tutti i venerdì lo faremo, lo farò dalle 13:30, dall'1:30, in piena pausa pranzo, avanti per un paio di ore fino alle 15:30. Avrò diversi ospiti, ovviamente di settimana in settimana, ovviamente darò la presidenza ai miei cari redattori di Lega Nerd. Ve li presento quelli collegati oggi. Abbiamo con noi, direttamente dallo studio di Milano, Gabriella Giliberti. Ciao giovani, ciao. Eccola qua. Poi abbiamo, da Roma, dallo studio di Roma di Lega Nerd, Valentina Ariete. Ciao, ciao Vale. Ciao. Poi da Ravenna abbiamo, Roby Rani. Molto bene, Bella ciao. voi. E per finire dal Veneto abbiamo Zed Castle. Ciao Giovanni. Ciao ragazzi. Allora, siamo tutti collegati, sembra funzionare molto bene, sono molto contento di questo nuovo sistema che stiamo utilizzando, che è una figata, veramente molto figo, vedrete che lo utilizzeranno tutti nelle prossime settimane, perché è normale. Allora, di cosa parliamo oggi? Metto anche il bannerino qua. Parliamo di Disney Plus, è la novità della settimana, come è normale che sia. È uscita questa settimana in Italia e praticamente nel resto del mondo. Immagino sappiate già che era già uscito, lo scorso novembre in Stati Uniti, Canada, Messico e Olanda, con tutte le polemiche del caso, ovviamente. È arrivato finalmente anche da noi e quindi inizia il servizio di Disney Plus anche per l'Europa e credo anche per il resto del mondo. Non vorrei dirmi minchiate, ma credo che l'abbiano lanciato praticamente ovunque. Oltre ovviamente alle nazioni in cui c'era già. Comunque da noi c'è, solo la Francia hanno ritardato il lancio di una settimana. Da noi c'è e questa settimana non si è parlato d'altro praticamente sui social, sui diversi siti specializzati, eccetera, eccetera. Abbiamo anche pubblicato diverse guide, ve ne faccio vedere una che è quella che mi piace di più, chissà perché, che è quella di Lega Nerd. Quella di Giacomo. Esatto, la trovate nella nuova sezione guide che trovate qua nel menu in alto, c'è guide, c'è questa nuova sezione con diverse guide, tra cui anche appunto Disney Plus, guida allo streaming, come funziona, prezzo e catalogo. Qui Giacomo ha parlato un po' di tutto quello che sono le caratteristiche base di Disney Plus, ha parlato anche della qualità tecnica che insomma è un po', è difficile parlarne questa settimana perché per colpa del cazzo di coronavirus e dell'utilizzo massivo che si sta facendo di internet in questi giorni, la maggior parte dei network hanno deciso giustamente di calare il bitrate di trasmissione, quindi non tanto la risoluzione ma proprio quanto sono compresse le immagini e tutti i vari servizi, Netflix, Amazon, eccetera, compreso Disney Plus, li vediamo in queste settimane non certo al massimo della loro qualità. Però quello di cui possiamo parlare, dobbiamo parlare oggi, sono, diciamo, gli altri due termini su cui si valutano questi servizi. Diciamo che se le caratteristiche principali di questi servizi sono tre. Uno è la qualità, ovviamente, l'altro è il catalogo e il terzo è il prezzo, cioè quanto ci costa, quanta roba c'è e come si vede questa roba. Se sulla qualità, come ho appena detto, c'è poco da dire, sul catalogo e sul prezzo invece ce n'è un bel po'. Sul prezzo direi che siamo tutti d'accordo che essendo un prezzo di lancio e un prezzo molto paraculo, c'è poco da dire, costa 6 euro
7 euro al mese, fino al lancio si poteva avere a 60 euro, che quindi veniva fuori una cifra, non mi ricordo quant'è, sono 5 euro al mese, credo che fossero 5 euro al mese, adesso costa 7 euro al mese oppure 70 euro all'anno, correggetemi se 69. Sì, cambia poco, che è un prezzo diciamo onesto e se volete sapere la mia è il prezzo su cui si allineeranno tutti quanti i servizi streaming nei prossimi mesi barra anni, andremo attorno ai 5 euro al mese, inevitabilmente vista la concorrenza, è un prezzo onesto però soprattutto visto il catalogo attuale che è molto molto fornito, su questo non ci piove, ma e questa è la mia critica principale, poi dopo darò la voce anche ai miei compagni di avventura di oggi e sentirò anche la loro opinione, però la mia critica principale a Disney Plus è che non c'è niente di nuovo, non è arrivato Manus in questo momento. Sì, ho visto Giovanni che tu lo chiami Disney Manus, ma su questo sono d'accordo con te, cioè voglio dire di Disney Plus se ne parla da 2 anni praticamente, è stato lanciato lo scorso novembre, arriva adesso nel resto del mondo, degli originals di Disney ancora non si è vista la traccia, ci sono tantissime cose in lavorazione, è arrivato qualcosino al catalogo, non è vero che non c'è nulla, c'è ovviamente Mandalorian che però c'è già dallo scorso novembre per tutti praticamente, non facciamo finta che non esista la pirateria, c'è The World According to Jeff Goldblum, ho visto la prima puntata questa settimana, carino, dopo se volete ne parliamo, però non c'è praticamente altro, c'è forse qualche produzione per i bambini barra i giovani che non c'è, ho anche High School Musical, non è la serie sì, è nuovo, quella nuova però esatto e allora proprio quello di cui stavo parlando, cioè c'è qualche produzione per i ragazzi e i giovani e non c'è praticamente niente per gli adulti barra over teenagers, c'è tantissima roba in produzione, in arrivo, ci sono diverse serie per esempio su Star Wars e sul mondo Marvel in arrivo, che però sono tutte quante ritardate dal coronavirus e quindi a questo punto Disney Plus secondo me ha un problema evidente che magari non è diciamo così importante in questa prima settimana perché tutti siamo super gasati, andare là a sfogliare il catalogo, no? Andare a vedere le cose vecchie, le cose che magari non vedevamo da tantissimi anni eccetera eccetera, però finirà anche questo primo momento di sfoglia il catalogo e inevitabilmente come tutti questi servizi che sono ormai maturi e sono straconosciuti, no? Da noi, diciamo, io quando dico noi intendo il nostro target, no? Il target nerd, il target di gente comunque sia al passo con i tempi tecnologicamente sia molto appassionata di questi argomenti, no? Finirà questo primo momento di figata, c'è tutto il catalogo Disney o quasi, perché anche qui ce ne sarebbe da dire, però insomma chi si lamenta che manca qualche film o qualche serie, insomma deve capire semplicemente che è un problema di diritti, non è che è Disney che è scema che non mette i film, è semplicemente c'è un problema evidente di diritti che magari verrà poi risolto con il tempo, quindi questo diciamo è la mia opinione un po' su Disney Plus. Si poteva fare di più? Sicuramente sì, si poteva fare di più. Sono convinto però che avessero una fretta incredibile di lanciare il servizio e quindi hanno avuto tantissima fretta a riprendersi i diritti che avevano venduto, no? Perché chiaramente il lancio dilazionato, cioè prima a novembre in certe nazioni e poi nel resto del mondo questa settimana, sappiamo benissimo che è dovuto al fatto che se avessero lanciato in tutto il mondo a novembre il catalogo sarebbe stato ancora più ristretto, invece in questi 6 mesi, in questi 4-5 mesi sono riusciti a riprendersi qualche diritto e a lanciare quindi il catalogo diciamo più completo questa settimana nel resto del mondo, avevano tantissima fretta di lanciare e non hanno avuto materialmente il tempo di produrre gli originals che invece ci aspettiamo perché siamo abituati con Netflix e in parte con Amazon Prime che sfornano roba tutte le settimane per non dire tutti i giorni Netflix, per cui abituati a quel tipo di Anto, certo. Scusa, mettiti sì. In primo piano che sei l'unico che non si vede. Ah. Mettiti in primo piano.
abituati a tutti quanti. devo abituarmi alla regia in tempo reale. Dicevo, abituati a quel tipo di qualità e di frequenza di uscita di nuovi prodotti, sottolineo nuovi prodotti, cioè originals in esclusiva per quella piattaforma, perché è su quello che si fanno gli abbonati in questo tipo di servizi, Disney Plus avrà un problema, avrà inevitabilmente un problema, perché nei prossimi mesi dovevano uscire diversi contenuti che ora sono sospesi, quindi non uscirà un bel niente. Vedremo cosa succederà. Vi lancio un ultimo diciamo spunto di discussione, poi do la parola anche agli altri, cioè come evolveranno questi tipi di servizi in relazione anche all'uscita al cinema. Questo virus ci ha dato tante sfighe, tra cui anche la chiusura dei cinema e delle produzioni. Se è vero che le chiusure dei cinema possono essere sopperite, diciamo così, dall'uscita diretta nei diversi servizi di streaming, come sta facendo per esempio Amazon, come farà anche Netflix e come immagino farà anche Disney, cioè farà uscire al cinema su Disney Plus direttamente film che sarebbero dovuti uscire al cinema, ma che al cinema non possono uscire perché i cinema sono chiusi. Vedremo come evolverà la situazione. Tutto questo velocizzerà un processo che è già in atto da diversi anni, che è quello dello spostare da il cinema alle case, no? È una domanda che ho fatto per tanti anni ai vari direttori marketing dei diversi produttori internazionali. Esisteranno ancora le sale cinema tra 20 anni? Direi che si può calare il numero di anni per dire che le sale cinema andranno a scomparire. Sono molto pessimista, ma sono anche abbastanza realista. Allora, voglio sapere cosa ne pensate voi. Ditemi un po' cosa ne pensate di Disney Plus e degli spunti che vi ho dato. Partiamo da Gabriella. Gabri, voi avete anche avuto, ti metto in primo piano. Va ecco bene. Qui. Ne avete parlato anche Gabriella è anche il caporedattore della sezione entertainment di Lega Nerd, per cui è quella in prima linea da noi sulle news, sui diversi ritardi che ci sono stati per il coronavirus e come questi ritardi hanno, diciamo, influenzato poi le uscite sia al cinema ma su questi servizi streaming, e come secondo te cambierà un po' la questione Disney Plus nelle prossime settimane / mesi. Allora, va bene, attualmente Disney Plus, cioè non è che era il segreto di Pulcinella, era ovvio che partiva con un catalogo prettamente per famiglie, tralasciando poi qualche titolo, i grandi franchise legati poi a Star Wars, quindi alla Lucasfilm e ai Marvel Studios, era ovvio che per il pubblico adulto si giocava più sull'effetto nostalgia, mentre poi la ciccia vera e propria sarà tutto un divenire. Anzi, erano partiti con l'idea di non mettere assolutamente roba matura, film maturi, quindi di attingere in modo prepotente dal catalogo Fox, che sicuramente per molti di noi è la cosa più allettante, più stimolante, e invece adesso sembra aver fatto un passo indietro. Avete visto, hanno fatto il sondaggio, mettiamo Buffy, mettiamo Firefly, le mettiamo le serie delle ABC oppure no, quindi suppongo che nel corso del tempo arriverà tutto quanto, anche poi per il discorso legato alle... Le serie sono a metà, le serie non sono uscite tutte, parlando degli originals, no? Prendete The Mandalorian oppure La mia vita secondo il mondo secondo Jeff Goldblum, che è comunque carinissimo. Se metti una prova di 7 giorni è normale che arricchisci il catalogo pian pianino, perché sennò la roba, la gente si spara tutto quanto, certo, in botta, e buonanotte, quello è il discorso. Sono stati molto furbi da questo punto di vista, ma come fai a dargli torto? Inevitabilmente è quello. Poi in realtà il vero e proprio discorso di Disney Plus è che attualmente, per quanto il catalogo possa sembrare tra mille virgolettoni scarno, perché scarno di originali, è una cosa che ha senso fino a un certo punto. Se poi prendiamo in considerazione il prezzo e lo dividiamo, perché poi c'è tutta la questione dei profili e dei dispositivi, di cui sicuramente parliamo, che tutti lo vogliono sapere, veramente alla fine della giostra ti viene a costare 1,50 € al mese se fai l'abbonamento annuale, considerando che ti permette di dividerlo con 8 persone, tecnicamente con 4 persone, visto che si possono vedere in contemporanea, 4 account lo possono usare in contemporanea. Praticamente potrebbero usarlo anche 7 persone
persone, se sono abbastanza brave, a non usarlo in contemporanea, perché ci sono 7 profili, uno può creare 7 profili, quindi obiettivamente parliamo di noccioline, secondo me, a livello di prezzo, una spesa che si può fare, è un investimento per il futuro, chiamiamolo così. Ovvio che loro, da una parte, avevano una grande fretta, perché Disney Plus è stato lanciato quasi dalla sera alla mattina, questo è anche vero. Dall'altra, con tutta la questione del coronavirus, non si aspettavano tutti questi abbonamenti e tutta la roba che dovrebbe uscire entro l'anno inevitabilmente ritarda. Quindi questo sicuramente è un po' un danno per loro. Al tempo e cosa stesso... faranno secondo te? Come reagiranno a questa roba? Cioè, se veramente Usano i film che dovevano uscire al cinema. Usano i film. Se il film non esce in sala, anzi, alcuni film, secondo me, hanno più possibilità di essere attualmente visti su Disney Plus, a prescindere dal coronavirus. C'erano alcuni film che potenzialmente potevano non andare benissimo al botteghino, hanno molta più possibilità, ora come ora, più il coronavirus, di essere visti su Disney Plus. Anche perché consideriamo una cosa: idealisticamente, noi italiani magari possiamo uscire da questa situazione entro un mese. In America adesso sta succedendo il pandemonio. Esatto. In America nemmeno in un paio di giorni sono arrivati al numero che abbiamo noi di contagiati. In America si dilungherà tantissimo, quindi le sale cinematografiche saranno chiuse almeno fino all'autunno, ragazzi. Purtroppo è una tragedia per noi che lavoriamo anche in questo campo, ma è ovvio, e quindi loro faranno in questo modo. A parte Onward, ma anche Mulan, io sono sicura che anche Vedova Nera potrebbe uscire su Disney Plus. Però finito, diciamo, le serie e film che avevano già finito. Dopo sarà un problema, però. Dopo sono cazzi, ragazzi, perché se non posso più produrre nulla. Ti trascini avanti tutto poi. Ma tu considera che non hanno nulla di pronto, perché anche l'unica pronta, che era quella di Winter Soldier and the Falcon, comunque mancava una settimana di riprese, e una delle ultime news che abbiamo pubblicato è stato proprio che hanno dovuto comunque chiudere tutto e non sanno se riescono a rispettare le tempistiche. Hanno proprio messo le mani avanti. Anche WandaVision, vero? Anche WandaVision, però era quella più vicina, quella Winter Soldier and the Falcon. Avevano finito. Prima di entrare in diretta ho letto al volo che forse cancellano Hawkeye, rendiamoci conto. Esatto. Un po' per i problemi di Jeremy Renner di violenza domestica, in realtà. Sono mesi di queste cose qui, sì, perché è un violento, da quello che ho letto. Ci sono dei problemi grossi tra lui e la moglie, per cui si parlava già da tempo di una cancellazione dovuta a questo motivo qua. Parlo di mesi. Può essere. Hanno preso due piccioni con una fava, praticamente. Sono stati furbi. Allora, facciamo un giro di consigli che mi interessa, visto che, come dicevo prima, quello che è più interessante adesso è il catalogo. Allora, parto da Valentina. Aspetta, sì. Ho messo Gabriella. Parto da Valentina, l'ho messa. Ciao, Vale. Eccomi. Ciao. Allora, consigliaci un po' di roba sul catalogo Disney, magari roba che non si vedeva da un po', no? Che è stata aggiunta, che non era disponibile in home video. So che c'è una valanga di roba, per esempio, che appunto non era disponibile in home video e che non era, diciamo, trovabile legalmente. Però dimmi tu che cosa hai guardato o cosa guarderesti questa settimana su Disney Plus. Allora, da una parte sono d'accordo sul fatto che il catalogo è ancora un po' scarno, ed è un catalogo effetto nostalgia fondamentalmente, perché ci sono un sacco di serie animate, penso ai DuckTales, penso a Gargoyles, che non vedevamo appunto da un po', dalle repliche su Mediaset, e quindi questo è bello da ritrovare. Sono molto deluso dal fatto che non ci sia il catalogo 20th Century Fox, che spero prima o poi arrivi, cioè questa cosa della policy... C'è qualcosa? C'è molto poco. C'è un paio di film. Praticamente ci stanno solo Avatar e i Simpson. Esatto. Non e, c'è, gli X-Men.
E gli X-Men, bravo, esatto. Che io quindi mi sto domandando, io spero che non abbiano comprato la Fox per mettere su Disney Plus solo gli X-Men e i Simpson, perché sarebbe l'acquisto più folle di tempo. Però manca Logan, però non hanno messo Logan. Manca Deadpool, cioè, io politicamente che... scorretto, il maturo, esatto. Manca. Cioè, credo che dipenda semplicemente dal fatto che Fox aveva già venduto i diritti streaming ad altri, o è comunque un problema legale, non di e non lo so, perché per esempio non c'è una saga fantastica da un potenziale enorme come Alien, non c'è manco un Alien, cioè in realtà anche il maturo. Fate una prova, andate a vedere su Just Watch dove si trova Alien, sono certo che è ancora in vendita a 4 euro, questo ti voglio dire. Però comunque ci sono, se andate a vedere, a parte Avatar, tutti i film proprio super super family friendly, e non capisco perché tra l'altro, cioè, si può comunque fare il parental control sul profilo, quindi insomma se vuoi mettere i ragazzi, tu dici addirittura che è una scelta in base a quel tipo di contenuto. Poi, è una bella coincidenza che non ci siano solo film pesi come Predator, Alien, tutte queste cose qua, Deadpool, Logan, come diceva la Gabriella Valle, è una coincidenza, adesso non è il gomblotto, però mi dico solo, ieri sera mi sono rivista Pomi, Dottone e Manici di Scopa. Anche te, tutti Italia, tutta Italia. Perché l'ho visto, ho fatto no, lo devo vedere. Vediamo, tra l'altro, Jessica Fletcher, cioè 40 anni fa era uguale adesso, non si sa com'è possibile questa cosa. E comunque, se avete visto, prima di cominciare, proprio sui titoli di testa, c'è scritto: questo film contiene rappresentazioni di tabacco, di fumo. Che io ho detto, sì, questo credo che ci sia pure su Biancaneve, l'avevano detto che avrebbero messo delle didascalie dove ti dicevano che quel tipo di rappresentazione del femminile, della donna, è un'idea molto vecchia da non prendere in considerazione. L'hanno fatto, è uscito un mesetto fa. C'è questa cosa, e quindi io spero che in realtà sia una roba iniziale, che appunto nel frattempo che aspettano che arrivino tutti i diritti, per esempio credo che Ant-Man, siccome uno degli ultimi, sia in giro a noleggio ancora su tipo Sky, varie piattaforme così, quindi quando gli scadranno i diritti arriverà pure a... Come? Ant-Man ci sono entrambi. Tutti e due. Ok, il primo giorno non c'è. Del catalogo Marvel Cinematic Universe, dei 23 film, ne mancano solo 3. Manca l'Incredibile Hulk, quello con Edward Norton, e i due Spider-Man, che sono Sony. Io nei primi giorni non trovavo nemmeno Ant-Man, figuratevi. No, ma sapete perché? Non sei l'unica a dirla sta cosa, anche che ci sta segnalando nei commenti che non c'è Ant-Man and the Wasp. E in effetti, a cercarlo nel menu, non lo si trova facilmente. Io l'ho trovato cercandolo. Anche Wolverine l'immortale non si trova subito nel primo snippet del menu, poi se vai a cercarlo lo trovi. La ricerca non funziona. Ragazzi, la stanno ancora sistemando, e molti chiedono della spada nella roccia. La spada nella roccia l'hanno proprio detto quelli di Disney Plus, lo stanno aggiornando piano piano il catalogo. La spada nella roccia arriva, non lo so, che tutti sono sconvolti, anche perché nelle mailing list di Disney Plus loro lo citano, una spada nella roccia arriva, dategli solo il tempo di sistemare, anche perché pure loro stanno lavorando del personale. Eccolo qui. Mulan l'hanno aggiunto ieri sera. Mulan di era ieri sera. E comunque, insomma, a parte questo, a parte, io spero che questo politically correct non sia la linea da seguire, perché sennò, cioè, veramente ritiriamo fuori la collezione di home video che ce l'avamo tutti in home video di Disney. Spero infatti che arrivi Buffy, ma che arrivano tutte le serie di ABC, per esempio potremmo avere anche Lost, allora speriamo che le mettano tutte. La cosa veramente interessante adesso, secondo me, sono gli extra e i documentari, che uno dice sì, che palle. No, ci sono delle perle meravigliose. Però sai che sono un po' polemico sulla questione dei documentari. Ieri mi sono messo un po' a sbirciare, ho fatto un po' di ricerca, c'è tanta roba datata. Però Vale, credo che Vale si riferisse agli originali Disney, sai, Zed. Ah, quindi i documentari, ok, non la parte National Geographic. Una delle cose più belle che ha come Apple è che hanno aggiunto anche gli extra ai contenuti più di film, ma hanno anche gli extra come Blu-ray, insomma, per intenderci. Io quello dicevo, gli extra sono una miniera. Cosa che Netflix non fa.
cosa che anche Netflix non fa. Si faceva solo quando ti compravi il film in un video. Lo fa e a pagamento a noleggio lo fa Cili, Apple gratuito compreso nell'abbonamento. Esatto. I documentari, dicevo, per esempio, c'è un documentario bellissimo sui parchi Disney, c'è un documentario sulla Pixar, cioè questi documentari sono molto belli. Esatto, consigliaci un po' di titoli, adesso vi do la parola uno alla volta. Vale, sparami un paio di cose da vedere, dai. Allora, per i nostalgici, come ho detto prima, sicuro i Gargoyle e i DuckTales sono le prime cose che mi sono andata a vedere. Gli extra di tutto, cioè tutto c'ha almeno un extra, quindi là è veramente una miniera. Cioè, per esempio, sulla Bella e la Bestia c'è un extra di un'ora che dura praticamente come il film. Sulla realizzazione è molto bello. Poi mi dottore le manici di scopa, ieri ho visto, c'aveva due extra sulle musiche, come hanno registrato. Quindi per i nerd, visto che il pubblico nostro dovrebbe essere nerd, quello è veramente da nerdiasm, come si dice. Io sono molto contenta di questo. Sugli altri titoli ci sono appunto i documentari nuovi, questo sui parchi Disney, sulla Pixar, Gabriella prima diceva il reality show, diciamo, il TV show di Jeff Goldblum, è molto carino. Ho visto solo una puntata, è molto carino, parla di tatuaggi, di cucina, dei jeans, scarpe. C'è una puntata sola, dopo dico due robe anch'io su Jeff, che avevo super aspettative. Gabriella, tu male la guardi in Olanda? Allora... Allora, io prima di tutto, vabbè, vi dico tra l'altro, nella giornata tra stasera e domani arriva su Lega Nerd proprio un pezzo sugli originali Disney che vi consigliamo, sugli originali Disney Plus, così vi potete orientare. Arriveranno nei giorni dozzine di articoli, ve lo dico. E, io cosa vi consiglio? Vabbè, vi ripeto Jeff Goldblum, pure là io poi super fan, pure Vale lo sa, noi l'abbiamo stalkerato a Venezia, ci siamo buttate addosso a Jeff Goldblum praticamente. Ci sono le prove, sì, sì. Esatto. Il documentario sui parchi Disney è meraviglioso. È molto molto figo, è molto interessante. Ce n'è uno carino pure sulla Marvel, con una ragazzina come protagonista che vive praticamente nel mondo, si nutre di fumetti, quello tra gli originali. Poi sulle cose più vecchie noi ci siamo buttati sui Simpson, il livello di nostalgia, a pranzo ci mettiamo i Simpson ed è meraviglioso, cioè ci stiamo recuperando. Bravo! No. Non è, raga, io non me lo ricordavo. Dicono cazzo, dicono puttana, dicono un sacco di parolacce grosse. Io non me lo ricordavo. L'alien che esce dal torace di una persona non si può far vedere. Cazzo, puttana, sì. È assurdo. Sì, esatto. Dicono proprio, io non me le ricordavo le parolacce. I Simpson sono politicamente scorretti, però su Italia 1 erano tutti censurati. Cioè, la parolaccia vera e propria c'era l'acciderbolina. Mi ricordo, ma non il proprio le parolacce vere. Non c'è più cucciami il calzino. C'è il calzino, c'è, beh sì, c'è il calzino, c'è. Non sono bellissimi, cioè diciamo che non sono stati restaurati. Ieri guardavo le primissime puntate, proprio la prima puntata che ha 31 anni, è dell'89, se non ricordo male. Esatto, quello sul piccolo aiutante di Babbo Natale. Fa un po' cagare, è in 16 noni, non capisco perché, quindi evidentemente le hanno tagliate le hanno sgranate e le hanno avvicinate era meglio se le lasciavano in 4/3 secondo me, comunque vabbè, e sono non sono sgranate, sono strane, sono sfasate, però credo che dipenda, credo che siano solamente le primissime puntate, non ho verificato quelle più recenti, sono comunque 30 stagioni, che cazzo, cioè follia. Robby? Comunque sulle parolacce intervengo al volo dei Simpson, da grande fan, in realtà mano a mano si sono imborghesiti i Simpson, cioè all'inizio erano molto più scurrili, poi hanno perso la scorrettezza, diciamo, chiudo. Ma io sicuramente la cosa che consiglio di più è The Clone Wars, tra l'altro c'è anche una degli originals, la settima stagione e conclusiva stagione di tutta la serie nata nel 2008 e poi... Tra l'altro ho visto che hai postato la guida su come guardarlo, ma tutto quello che c'è in quella guida c'è già in Disney Plus, tutto quanto? C'è tutto, dalla prima all'ultima puntata. Logicamente in Italia abbiamo solo le prime due puntate, se non mi ricordo male, e recentemente hanno annunciato una sorta di corsa per cui settimanalmente pubblicheranno di due puntate in due puntate fino ad arrivare a pari
all'edizione estera, per cui finiranno in tutto il mondo il 4 maggio, l'ultima puntata sarà il 4 maggio. E mi sono visto già i primi episodi, ammetto che io in questo momento ho due abbonamenti, un italiano e un olandese, per cui quello che mi sono impari me lo sono andato a vedere di là, che tra l'altro adesso c'è la lingua italiana, quando è uscito in Olanda non c'era il doppiaggio, per cui l'ho lasciato un attimo perdere, mentre adesso è tutto doppiato in italiano e sono alla quinta puntata. Questo The Clone Wars sarà diviso praticamente in tre, saranno 4 puntate e ogni 4 puntate è una storyline unica, per cui è divisa in 3 blocchi. L'ultimo blocco, da quello che ho capito, sarà, e questa cosa mi incuriosisce molto e mi gasa, in contemporanea con gli avvenimenti di Revenge of the Sith, per cui vedremo gli avvenimenti di episodio 3 uscito al cinema nel 2005 dal punto di vista di Ahsoka Tano, l'ordine 66 e tutto il resto, per cui è molto interessante. Le prime puntate sono molto belle, a me The Clone Wars è piaciuto il giusto, alcune puntate molto, alcune puntate meno, però questa nuova stagione ammetto che mi sta convincendo parecchio, ci sono parecchi spunti per eventuali spin-off che secondo me potrebbero anche pensare, ma insomma vedremo. Hai verificato, non ho verificato una cosa che mi interessa, gli Star Wars classici, diciamo, comunque sì. la saga di Skywalker, gli extra come sono e quanta roba hanno incluso? Allora, caso? Non ho verificato ancora perché sono un po' allergico a Star Wars. So che sei in periodo no Star Wars, però era inevitabile che io te lo chiedessi. Magari qualcuno che con la felpa di Darth Vader, però una domanda la devo fare e la faccio a Gabri o voi che siete più informati. Settimana prossima, in teoria, è il rilascio ufficiale di The Rise of Skywalker, se non ricordo male, il 3 aprile, uscirà in un video, al di là che Amazon ha posticipato tutte le uscite a data da destinarsi, non so, non arriveranno i Blu-ray come previsto, ma vediamo, gli ho un video. Quando ci sarà su Disney Plus The Rise of Skywalker? Arriverà il 3? Arriverà dopo, qualche mese dopo? Questa è una cosa che mi incuriosisce parecchio. Beh, in teoria dovrebbe arrivare il giorno stesso, ma non arriverà il giorno stesso, arriverà qualche mese dopo. Il mio teoria sarà per il futuro. Perché giorno teoria... Di base arriva dopo 2 settimane, arriva a noleggio. In base arriva prima in digitale col noleggio, esatto, e poi in un video. Sulla piattaforma, considerato che la piattaforma però dovrebbe avere pure lei una, non dico una certa esclusiva, ma una certa priorità, secondo me dovrebbe arrivare in contemporanea. Nel caso specifico di The Rise of Skywalker non arriverà in contemporanea, perché sennò l'avremmo già saputo probabilmente, esatto. Quindi arriverà tra un paio di mesi. The Rise of Skywalker, col cavolo che si gioca un'uscita del genere digitale, regalandola agli abbonati di Disney Plus. Poi in questo periodo che Disney sta comunque perdendo un botto di soldi, figurati, no. Si aggrappano ancora all'on video, sì, certo. Anche perché adesso devono uscire i mega cofanoni che costano uno sbarangato, certo, di soldi. Esatto, perché la trilogia è completa, esatto. Sì, vedrai. Comunque il rilascio classico è 105 giorni dall'uscita al cinema, arriva in un video, poi dopo arriva a noleggio, poi dopo arriva in... Considerate che... In vendita. Infatti non ci sono. Poi dopo mesi arriva sui servizi streaming. Infatti non c'è ancora né Frozen 2 né Toy Story 4. Però qui ci ricolleghiamo a quello di cui parlavo durante l'introduzione, cioè come eventualmente, probabilmente cambieranno tutte queste dinamiche, che sono dinamiche basate su uscita al cinema, uscita nei mercati, no? Quindi grande distribuzione, cioè perché fanno uscire prima l'home video in Blu-ray e in DVD? Per accontentare la grande distribuzione, mica Amazon, per accontentare la grande distribuzione, no? Quindi l'uscita in DVD, che è ancora il formato, vi ricordo tutti, il formato più venduto in Italia è ancora il DVD, poi dopo arriva il Blu-ray, poi dopo arriva il noleggio sulle piattaforme terze, quindi i vari Chili, i vari Apple, poi arriva la vendita sulle varie piattaforme terze, e poi dopo mesi arriva su, se esiste, la propria piattaforma streaming. In questo caso Disney ha da 3 giorni la propria piattaforma streaming, quindi non sappiamo cosa succederà. Manderà a fanculo il cinema, quindi neanche usciranno più al cinema, i film usciranno direttamente su Disney Plus. Piano, piano. Stai parlando dell'apocalisse così tu, No, vabbè, papà, è un attimo esagerata secondo me questa visione. I cinema rimangono chiusi 6 mesi, ma poi usciremo, dai, cioè, usciremo di più prima o poi.
Ma sarà, poi sarà interessante come lavoreremo. C'è una segnalazione che dice che Valerio Forcone dice non ci sono nemmeno gli incredibili. Sì, ci sono entrambi gli incredibili. Ragazzi, la ricerca non funziona, il cerca, il search non funziona bene ancora. Gabriele, sì, non li mettono in vista, li devi cercare. Ah, li devi solo cercare. Ma l'interfaccia è molto macchinosa, infatti. Li devi, devi scrollare molto bene. Sì, ma a me quello che fa girare un po' le balle in questo momento è che anch'io come Valentina avrei voluto guardare per esempio i DuckTales dell'87. Peccato che partano dalla terza stagione. Quindi non si capisce il motivo veramente a cazzo di questa cosa. Altrettanto Darkwing Duck, che avevo una voglia matta di riguardarlo, peraltro secondo me è invecchiato peggio di quello che potevo ricordare. Comunque in ogni qualsiasi caso parte dalla seconda stagione. Gli X-Men del 92, la mitica serie animata degli X-Men, solo in inglese, con i sottotitoli in inglese o con un comodo olandese che parla solo Rabirani. Quindi non ha nemmeno i sottotitoli in italiano, perché no, non ce li ha. Il doppiaggio ci sta, non li hanno ridoppiati, non sono mai arrivati in Italia, al massimo avrei potuto pensare. Ma sei matta, gli X-Men, certo che sono arrivati in Italia, li guardavo quando ero un pischello io, ma li guardava anche Antonio, li guardava anche Roby, sicuramente i cartoni animati degli X-Men, ma c'erano. Assolutamente, ma è del 92. Sto creando il sondaggio, vi dico, sto creando su Facebook un sondaggio che è quello della settimana, che sarà: sei già abbonato o ti stai per abbonare a Disney Plus? Sì, no, risposta secca. Cosa ne pensate? Come andrà il sondaggio in percentuale? Più sì, più no? Si sono già abbonati. Comunque, cioè, questa situazione... Lo vediamo. Non è che stiamo parlando di Doctor Who, in cui ci sono stagioni in cui hanno preso fuoco gli studi della BBC, ci hanno registrato sopra, non c'è più il materiale. Gli X-Men del 92 è roba dell'altro ieri, storicamente parlando, quindi non si capisce perché. Ma è strano. Ma anche la scelta di eliminare Hulk. Allora, per carità, Hulk di Letterier non era sto film incredibile, non era nemmeno così fondamentale nel Marvel Cinematic Universe. Ma non inserirlo in questo momento significa che se tu vuoi vedere in una certa maniera i film dell'MCU, Hulk te lo ritrovi su Avengers. Però quello, cioè, credo che sia proprio un discorso di diritto. È Marvel Studios quello. Ragazzi, attenzione, non è... C'è una storia lì micidiale con Hulk, sì, ci deve essere qualcosa dietro comunque, Giovanni. Comunque, allora, secondo me è un insieme di cose. Da noi intanto doveva partire il 31 e invece hanno anticipato con la storia all'altro. Quindi secondo me sta settimana non ci hanno capito molto, l'hanno veramente lanciato così all'ultimo perché è stata una decisione improvvisa. B, non in tutti i paesi è arrivato, per esempio come diceva Antonio prima, in Francia se non sbaglio arriva il 4 aprile. Cioè, sì. Quindi secondo me stanno aspettando A, che arrivi in tutti i paesi, e B, purtroppo ci sono diritti che cambiano in tutti i paesi, quindi secondo me soltanto quando gli scadrà tutto in tutti i paesi metteranno queste cose. E poi C, potrebbe esserci una remota possibilità, che io ci ho pensato e qualcuno l'ha scritto se non sbaglio, sa che era proprio Piero Regia, che forse si stanno anche centellinando le cose, perché a fronte di un coronavirus che magari appunto bloccano produzioni, non arriva roba, mano a mano se le centellineranno, se esatto, questa storia dura sei mesi. Esatto. Potrebbe. Comunque, sì. Volevo raccontarvi due robe che mentre prima Anto mi ha fatto una domanda che mi pesava di non rispondere, e da un commento qualcuno ha detto che Gli Incredibili 2, se cerchiamo Gli Incredibili 2, nell'icona base c'è scritto Incredibili 1, Incredibili 2, 1:57:2018. Se ce l'andiamo a vedere, c'è solo il trailer. Questa cosa è di un imbarazzo incredibile. Cioè, non c'è il film. No, fermo. Questo non me ne ero accorto. E negli extra, cosa che mi fa ancora più venire caldo, gli extra di Star Wars, tornando alla domanda di Antonio, sì. Ci sono solo le scene tagliate e basta. Non ci sono i documentari, i feature, quelle robe lì che secondo me sono la parte più bella. Ci sono solo le scene tagliate, le scene aggiunte, via dicendo. Queste robe qua che a me non piacciono un cazzo. Vi ho messo tra l'altro il sondaggio in tempo reale, stanno votando, come vedete. Stanno scrivendo che gli Incredibili 2 e Ant-Man sono Ant-Man 2 sono disponibili al 19 giugno. C'è scritto là. Cioè, capite che questa cosa è estremamente imbarazzante.
Cioè, io adesso sto continuando a fare la battuta sul Disney minus, ma realmente si fa fatica a concepire un sistema che arriva ed è così maldestro nel proporsi. Stiamo tutti dicendo, va bene, sì, non c'è problema, ok, va bene, c'è il coronavirus, eccetera, ma gli ha detto bene che c'è il coronavirus, ragazzi, in questo momento, perché sennò mi domando chi diavolo l'avrebbe fatta questa cosa, e non mi lamento. Qual era l'alternativa? Il problema è che è questo, cioè voglio dire, guarda come hanno lanciato Apple TV Plus con quattro cose in croce, Disney non è che avesse, cioè voglio dire, il problema sul catalogo è un problema di diritti già venduti, eccetera. Il problema sulle nuove produzioni è un problema di tempo che non hanno, e in più adesso hanno anche la sfiga che il coronavirus gli ha bloccato le produzioni. Non c'erano tante altre alternative, non è che c'è la bacchetta magica e magicamente diventi Netflix. Netflix sono 4-5 anni che investe, sì, infatti, esatto, 10 miliardi all'anno in contenuti, cazzo, capito? Insomma, è un problema. Poi Disney c'ha questo nome granitico che, cioè, è veramente difficile. In America hanno fatto gli abbonamenti in un giorno che prevedevano di fare in 6 mesi, cioè, sì. Ma pure qua in realtà hanno questo culo qui, si portano dietro il nome finché dura, si portano dietro il nome, come dice Antonio, come dicevate voi, arriverà un punto in cui la gente dice, ok, questi film qua li ho già visti 1000 volte, li ho in Blu-ray, li ho in un video, li ho scaricati, ma adesso mi date qualcosa di nuovo, e arriverà il punto. Lì sarà il problema. Esatto, è proprio quello. Secondo me, anche come dite voi, siccome la Disney è un grandissimo brand, si porta il nome anche, insomma, di far capire che i suoi film adesso sono tutti in un punto solo e non sulle altre piattaforme di streaming, cioè, secondo me, per farci anche abituare. Certo, a un certo punto bisognerà mettercela la roba, perché se no mi abito, ma poi ciao, cioè, se era meglio vederle su Netflix o su Amazon o su quello che è, non ha senso. Secondo me anche per abituarsi, insomma, dire tutta la roba Disney sta lì. Esatto. Comunque allora, Zet Hulk era in collaborazione con Universal, ci sta che Universal non l'abbia ceduto del tutto a Disney? Però capisci che avere allora i primi 3 X-Men, avere X-Men, Wolverine Origin, Wolverine l'Immortale, eccetera, eccetera, stride, non ha molto senso dare la priorità a quelli. È una questione, ritorna al fatto che è una questione di diritti, cioè le cose che non ci sono è perché evidentemente ci sono magagne, ci sono diritti, ci sono robe varie che non sono scadute, loro sono incastrati, però quindi non è che però solo per un film non metto il resto, perché come dici tu stride, e aspetteranno fino a quando non troveranno fino a quando Disney non si comprerà pure Universal. Poi lo stride è una roba per noi che guardiamo ste cose. Esatto, tra l'altro, figurati all'utente medio che gli frega. Scusate, dicono che su Facebook, la diretta è esplosa, Vedi attenzione, che c'è un nostro vecchio amico, scusate, c'è un nostro vecchio amico che fa un commento, François Fontaine, il nostro ex collega autoriale, salutiamo Francesco Ventrella, ciao. Non funziona più su Facebook. Sì, confermo che anche StreamYard mi dice che Facebook l'ha mandato a fanculo e che stiamo streamando solamente su Twitch, ma non ho modo di farla ripartire, quindi mi dispiace utenti Facebook, continuate a seguirci su Twitch. Allora, cambiamo un attimo, riprendo un attimo io lo schermo, parliamo ancora di Disney Plus e volevo chiarire la questione 10 dispositivi. Allora, è un argomento di cui si parla da mesi, vi faccio un minimo di introduzione così evitate tutti quanti di alzare il ditino e di interrompermi, perché poi dopo arriverò al finale in cui chiarisco la cosa, però voglio un attimo fare una introduzione in cui spiego qual è stato il problema e come è stato forse risolto. Ho contattato anche Disney, non esiste una versione ufficiale su questa roba, però ci arrivo molto vicino. Allora, Disney Plus deriva direttamente da Disney Life e dagli altri servizi streaming che aveva già Disney all'epoca. Come funzionava Disney Life, non Disney Plus? Su Disney Life potevi avere al massimo 10 dispositivi, sia per lo streaming che per il download, e avevi nel tuo account una gestione dispositivi. Come funzionava? Raggiunto i 10 dispositivi magici, potevi andare nel tuo account,
cancellarli tutti tranne il dispositivo in cui eri e ricominciare ad aggiungerli. Questo è come funzionava Disney Life. Cosa è successo? È successo che a novembre hanno lanciato Disney Plus nei territori che sappiamo, usando questo metodo identico, ma nell'account non c'era la gestione dei dispositivi. Quindi verso dicembre il primo utente americano è arrivato e gli ha fatto 10 dispositivi e quindi il sistema gli ha dato un errore, gli ha cominciato a dirgli non puoi più attivare dispositivi perché ne hai già attivati 10. Lui giustamente ha scritto all'assistenza Disney ed è un thread su Reddit che è diventato poi famoso e l'assistenza Disney, non sapendo che fare, perché vi ripeto che ancora non era implementato la gestione dei dispositivi dentro all'account in Disney Plus, gli ha risposto che doveva telefonare all'assistenza di dimostrare che il dispositivo bla 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 era il decimo e gli avrebbero tolto a mano un dispositivo, che è una gestione che non ha alcun senso di esistere, non ha proprio nessun senso. Da qui è nata una mega polemica che si è trascinata lungo i mesi, siamo rimasti tutti quanti sospesi fino a quando questa settimana è arrivata anche nel resto del mondo e giustamente qualcuno ha cominciato a provare, i primi in Italia sono stati a provare, cioè fisicamente ad attivare lo stesso account su 10 dispositivi e vedere cosa succedeva all'11esimo, sono stati, se non sbaglio, quelli di smartworld.it. Ciao Ciso, ti nomino perché so che ti fa piacere. cosa è successo? Rullo di tamburi, no? Perché vi ripeto che non c'è la gestione dentro l'account dei dispositivi. Per cui uno dice, come cazzo faccio? Potrò io dover telefonare per togliere un dispositivo? È successo che non c'è il limite dei 10 dispositivi, quindi breaking news, limite dei 10 dispositivi non c'è in realtà per lo streaming, quindi non funziona, potete attivarne quanti ne volete, non c'è nessun limite ai 10 dispositivi, l'unico limite che c'è ai 10 dispositivi e i dispositivi vengono attivati la prima volta che vi loggate, è per il download, cioè per i dispositivi che hanno effettuato almeno un download. Questo è anche abbastanza comprensibile, quindi vuol dire che potete avere al massimo 10 dispositivi che effettuano download dei contenuti. Se non fate download di contenuti, potete attivare, quindi loggarvi in pratica, con il numero di dispositivi che vi pare, esattamente come funziona su Netflix e come funziona su Amazon e sugli altri servizi. Se per un qualche motivo strano voi e i vostri amici con cui illegalmente condividete l'account, risottolineo illegalmente perché tutti quanti i contratti di questo tipo di servizi non prevedono la cessione della password, quindi che chiudono un occhio a un discorso, ma non scrivete online che questa roba è legale perché non lo è. Quindi se vi capita che raggiungete il numero massimo di 10 dispositivi con download, significa che 10 diversi dispositivi vostri o dei vostri amici hanno provato a scaricare qualcosa. Per togliere uno di questi dispositivi da quella lista fantomatica basterà cancellare i contenuti che avete scaricato da Disney Plus e vi si riattiverà uno slot. Quindi, riassunto finale, abbiamo parlato del niente cosmico, non c'è nessun limite ai 10 dispositivi, c'era inizialmente perché Disney, sbagliando, ha attivato su Disney Plus lo stesso sistema tecnico monco di Disney Life. È rimasto attivo il limite anche sullo streaming i primi mesi, attualmente non c'è più nessun limite, se non, come vi spiegavo, se provate a effettuare del download. Questo è, spero di aver chiuso per sempre la questione, se ci sono domande fatemele nei commenti, se avete domande anche voi ragazzi fatemele pure, però direi che con questo ho chiuso la famosa non sono passati anni, ma insomma diversi mesi che parliamo di questi cazzo di 10 dispositivi. Per il resto rimane valido quello che abbiamo comunicato tutti mille volte, cioè si possono avere fino a 4 dispositivi che streamano in contemporanea e l'account che è sempre uno solo, e questo lo ribadisco, l'account con password è sempre uno solo e non può essere legalmente ceduto ad altri, può creare fino a 7 profili locali che sono pensati per io in casa mia, siamo in 4 che guardiamo, io, mia moglie, i miei 2 figli che guardiamo Disney Plus, ognuno si crea un proprio profilo in modo tale che ogni profilo tiene conto dei correlati, dei suggeriti e bla 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 bla. Questo è come funziona
Disney Plus. Se poi avete altre domande, provo a rispondere, ma credo di aver già chiarito abbondantemente tutto quello che si poteva chiarire. Sto guardando i commenti se c'è qualcosa. C'è il best commento della giornata, che è quello di Francesco, che dice: umanesimo 1, Disney 0, drop the mic. Ecco, per me questo è già il commento del giorno. Breaking news: i Tommy ha moglie e due figli, lol. Eccolo qui, basta. Ho diverse mogli in diversi stati. Ho continuato a guardare un po' gli speciali, gli extra, diciamo, e a quanto pare negli ultimi, in particolar modo nell'otto, sembra che ci siano gli extra più o meno completi, cioè le scene eliminate che sembrano le cose più fighe in assoluto perché sono in testa, e poi alla fine ci sono i documentari che sono un po' più carini. Stai guardando gli extra di Star Wars? Dell'otto, il regista IJ riproduce il film con un commento, in questo caso c'è anche il commento, mentre in Solo ci sono solo le scene eliminate. Ok, ci stanno lavorando forse, o hanno preso questa decisione di non includere tutto, magari non tutto subito, è un po' difficile capirla, però anche qui vi ricordo che ci sono diversi interessi in gioco, in particolare gli interessi di chi vende i Blu-ray, dove solitamente gli extra sono una esclusiva dei Blu-ray. Gli unici finora che includevano gli extra in digital era Apple, perché alle spalle di Apple, perché ha potuto dire per mesi o ci date anche gli extra oppure non li mettiamo sulle nostre piattaforme di vendita e di affitto, che sono le uniche piattaforme di vendita e affitto che vanno una bomba in tutto quanto il mondo, al contrario di altri che sono, insomma, che vanno più o meno bene. Quindi diciamo Apple aveva le spalle larghe, riesce a fare sta roba. Vediamo se Disney, cioè vediamo cosa sceglierà Disney, anche in base ai contratti in essere, perché vi ricordo sempre che non è semplicemente una questione di decido io Disney che adesso da oggi, no, tolgo gli extra, cioè do gli extra anche al mio servizio Disney Plus. Se io Disney ho firmato con i distributori dei Blu-ray un contratto che mi dice che gli extra erano roba loro per tot anni, non si sa quando, quanto, sono comunque, ho comunque le mani legate, non è che sta tutto quanto in mano al signor Disney, e questo voglio chiarirlo. C'è un bel contenuto speciale, passando invece un attimo a Marvel, su Iron Man 3, e sono stato contento che l'abbiano inserito, perché hanno messo il famoso cortometraggio da 15 minuti di Agent Carter, che di fatto è veramente il trade union tra il primo Capitan America, il primo Vendicatore, e poi la serie di Agent Carter, che poi si ricollega a sua volta a Winter Soldier. Quindi quello l'hanno mantenuto ed è una bella cosa, secondo me. Rispondo a questo commento qua che mi piace, comunque si sta assistendo banalmente a una mega corporation che si sveglia in ritardo su un mercato e sta cercando di recuperare bruciando le tappe. Simonet, ti rispondo io. Allora, in realtà tutte le mega corporation arrivano in ritardo, ma non è un ritardo. Secondo me quello di Disney non è certo un ritardo. Tutti quanti hanno aspettato di vedere negli scorsi 5 anni se il modello di business di Netflix aveva senso oppure no. E adesso tutti quanti sono svegliati. E Disney, devo dirti che è stata una delle prime, perché vi ricordo che sono in arrivo i servizi streaming di Universal, i servizi streaming di Warner Bros., i servizi streaming di non mi ricordo chi. Per cui... ce n'è tanti ancora in arrivo, e a questo mi ricollego anche al discorso di prima sul pricing. Assisteremo inevitabilmente a un calo dei prezzi e degli abbonamenti mensili. Questo anche per rispondere a chi diceva negli scorsi mesi: no, come farò in futuro a pagare tutti questi servizi di streaming? Aiuto! Che sono gli stessi rincoglioniti che pagano ancora 70 euro a Sky per guardare le partite di calcio su due TV in contemporanea, capito? Cioè, parliamo di questo, no? Comunque, come farò a pagare tutti questi servizi di streaming? I prezzi caleranno inevitabilmente, stanno già calando. Solo Netflix ha aumentato i prezzi lo scorso anno e sono stracerto che faranno un passo indietro. È proprio inevitabile. Ancora di più quando arriveranno
gli altri servizi di streaming, e quando i due altri player principali oltre a Disney, cioè Amazon e Apple, vi risottolineo Apple, che adesso è un totale underdog ma che ha in produzione un miliardo di cose uguale Amazon, quando arriveranno con tanti contenuti in più, come sta già facendo Netflix da anni, insomma si comincerà a vedere la competizione vera, e anche Disney. In tutto questo c'è sempre il discorso di prima del fottuto coronavirus che ha sparigliato totalmente i progetti di tutti, perché ci sono meno soldi e soprattutto le produzioni sono tutte sospese, quindi non so veramente come cosa succederà tra 6 mesi, cioè quando le produzioni che sono finite le produzioni completate diciamo sono finite, e sarebbero dovute uscire tutte le produzioni che attualmente sono sospese e che non si sa quando ricominceranno. Sarà veramente un grande problema. Comunque, a proposito di arrivare in ritardo, io do i miei 2 centesimi da utente base. Secondo me Disney Plus a pochi giorni dal lancio già funziona meglio, per dire, di Amazon Prime su certe cose. Quindi il ritardo relativamente, per esempio, cioè per me su Amazon Prime i sottotitoli sono una spina nel fianco, devono fare qualcosa, il dispositivo non si ricorda, cioè quando cambi dispositivo da cellulare a computer, a TV, non si ricorda le tue impostazioni, le devi rimettere, graficamente fanno abbastanza... Ma perché quella cagata che separano le stagioni di una serie TV? Sì, cioè, delle cose, delle piccolezze che in questi anni Amazon Prime Video non è ancora riuscita a risolvere, non mi spiego come, e Disney Plus invece già funziona meglio. Per esempio sui sottotitoli c'è una cosa che credo non abbia nemmeno Netflix, ti puoi scegliere il carattere, il colore del carattere, il sottopancia da metterci sotto, il colore del sottopancia, cioè una roba nuova questa. Quindi arrivare in ritardo relativamente, per dire, Amazon Prime c'è già da 2 anni, da quanto c'è, e su certe cose funziona peggio, quindi... piano, andiamoci, è comunque la Disney, insomma, è un impero del male che già ha fatto, si scherza ovviamente, che già ha fatto una piattaforma che funziona meglio di altre, per non parlare di Apple TV è terribile. Sì, funziona malissimo. Faccia funziona proprio di merda. È un peccato perché poi sia tanto Apple che Amazon hanno dei contenuti straordinari. Apple piano piano li sta aggiornando, ma Amazon ha dei contenuti veramente bellissimi, molto più interessanti di tanti originali Netflix, per esempio. Ma sì, quindi perché loro Apple puntano sulla qualità e meno sulla quantità Amazon. Sì, vedremo... sì, appunto, quindi è un peccato che non investano un po' di più sulle loro interfacce, perché insomma una cosa me la devi anche saper vendere dal vestito, se no diventa più complicato. Uno su una live che avevamo fatto aveva detto che Amazon è come una bella donna ma che si veste male, che mi ha fatto molto ridere. È un po' sessista ma ci sta, ho detto no, hai ragione, è verissimo, è proprio vero, Amazon è proprio così. Guardate un po' il sondaggio, siamo 56% sì, 44% no. Io sinceramente non l'avrei detto invece. Ma dai, abbiamo scritto in news che Disney Plus non sa come fare, che troppi stanno facendo l'abbonamento, non se lo sarebbe aspettato. Ma la Disney è come la Coca-Cola, scusate. Cioè, ci sono ancora pochi voti, 199 voti non sono tanti. Adesso annullo il mio voto, io dico no, anche se non io dico no, che sei stronzo. No, vedi com'è già cambiato completamente. No! ok. La vera domanda sarebbe come hai sottoscritto l'abbonamento, ma questa non si può fare pubblicamente. Molti saranno in prova oppure sì, condivisi. Comunque ragazzi, se vi condividete un abbonamento da 5 euro al mese fate proprio cagare al cazzo, cioè voglio dire, di cosa stiamo parlando, Dio buono? Cioè io sono basito, veramente, che c'è la gente che si condivide l'account da 5, cioè ha preso il pre-order, capito? Quindi lo paga 5 euro al mese e lo condivide con altre 3 persone. Cosa fate? Ogni mese vi mandate via PayPal 1 euro? No. Fai 70 euro diviso 4. No, e diviso 4. Io voglio vedere ogni mese che mi dai gli spicci adesso. Satispay, hai ricevuto 0,60 centesimi da Guccio. Cagare, fate cagare. allora, ho visto prima che si chiedeva di Hulu, non sono riuscito, sono tanti commenti. Allora, Hulu non credo proprio che arriverà in Italia, fa parte del, diciamo che Disney
in vediamo se eccomi. Disney in America fa un pacchetto unico con ESPN, Hulu e Disney Plus, che tra l'altro è super conveniente, che se non ricordo male costa $20 tutto quanto, $19.99 credo, è una cosa del genere, quindi hai anche tutto lo sport di ESPN e le serie di Hulu, ma è solo per l'America e non credo che metteranno in piedi un altro servizio in Europa, ma semmai sposteranno, cioè cercheranno di accorporare le cose, perché è follia averlo in America. Non l'hanno fatto perché avevano già tanti abbonati Hulu che magari dicevano col cazzo io non voglio Disney Plus, o al tempo stesso avevano abbonati ESPN, o al tempo stesso si sono giocati la mossa di marketing di fare la combo, no? Disney Plus, ESPN e Hulu insieme. Quindi secondo me non arriverà in Italia, però potrei essere chiaramente smentito, ma semplicemente i contenuti di Hulu arriveranno piano piano anche su Disney Plus per il resto del mondo. Mi viene da dire questo. Un'altra cosa che è interessante dire, però, che mi è venuto in mente adesso nominando ESPN, è che mentre una delle caratteristiche principali di Netflix e quella a cui siamo stati abituati negli scorsi anni è che Netflix ha, per sua scelta, non ha mai voluto mandare in streaming eventi in diretta. Cosa voglio dire? Eventi sportivi, per esempio, manca completamente lo sport, news, telegiornali, eccetera eccetera, mancano completamente le news. Questa per scelta del grande capo di Netflix, che si è messo in testa questa cosa anni fa, perché così i contenuti li puoi guardare quando vuoi, non sei obbligato a essere live in quel momento, bla bla bla, è condivisibile oppure no, non me ne frega niente di parlare di questo, però mi frega del fatto che gli altri network non la pensano ovviamente così, se ne sbattono le balle, e in particolare Amazon si è comprato i diritti di, non mi ricordo chi, di sportivo, cos'era, credo una squadra di calcio, o forse il campionato di calcio inglese, non mi ricordo, comunque arriverà, non voglio dirmi minchiate, ma ha comprato qualche diritto sportivo molto importante, e anche Apple è molto probabile che lo faccia, perché, ripeto, che ha già in mano ESPN, che già lo fa in America, e quindi magari arriverà qualcosa anche in Europa. Diritti permettendo, ovviamente, eccetera. Però quello che voglio dire è: non diamo per scontato che tutti facciano quello che fa Netflix, perché non sarà per niente così, e quindi vedremo. Dico io finalmente, perché secondo me è un tipo di contenuto che ha più che senso includere in un abbonamento mensile di un servizio streaming. Vedremo anche delle news, per esempio. Quindi magari, per esempio, Amazon, che ha il Washington Post, potrebbe fare un telegiornale, o potrebbe fare un qualche servizio di streaming news 24 ore al giorno, per esempio, e Apple potrebbe fare qualche canale barra, insomma, contenuto, non canale, qualche contenuto live, anche dedicato allo sport. Non so cosa ne pensate voi, o voi che ci guardate invece, se siete favorevoli o no, non vedo perché non dovreste non esserlo. Secondo me è molto figo, e anzi non capisco perché Netflix è così negativa su questa roba. Credo che siano più che altro, diciamo, incancreniti su questa scelta, che è una scelta di diversi anni fa. Poi non so, cosa ne pensate voi giovani? Sti cazzi lo sport, dice Francesco. Vabbè, questo dipende se intendi lo sport dal vivo, partite, cose così, o documentari, che Netflix è pieno di documentari sportivi, sono uno più bravo dell'altro. Per me lo sport si limita a quello, ho molto pochissimo interesse, per cui... Sono d'accordo, purtroppo lo dico perché è anche una mia mancanza, però sono d'accordo con Roby, ma al di là di questo, però, questo non vuol dire che un'opinione come la mia e quella di Roby sia poi determinante da un punto di vista veramente strategico aziendale. Il contenuto in Italia, dovrebbe... In Italia fa il buono e il cattivo tempo lo sport. Appunto. Rispondo anche a Francesco, che dice: vabbè, sti cazzi lo sport, mi girano fortissimo che non arriverà HBO Max. Allora, su HBO Max c'è tutto quanto un altro discorso da fare, il servizio di Warner Bros. Cioè HBO si mette insieme, fanno tutti quanti parte del grande gruppo Comcast americano. Cosa hanno fatto? HBO già aveva il suo servizio di streaming, che è quello che ha contribuito a creare tutte le ultime serie che tanto ci piacciono e che in Italia sono redistribuite da Sky. In America HBO fa parte dello stesso gruppo di Warner Bros. E quindi hanno avuto la pensata di fare
un loro servizio di streaming, che è quello di cui parlavo prima, cioè il servizio di streaming di Warner Bros., che invece che chiamarsi Warner Bros. Plus, si chiamerà semplicemente HBO Max, che, perché chiaramente sfruttano il nome di HBO. In America uscirà come servizio streaming a sé stante, in Italia no, ma anche in diversi altri paesi europei, perché quei diritti erano già in mano a Sky e perché il brand HBO non è poi così tanto forte in Italia e perché Warner Bros. Insieme a HBO si caga nelle mutande a lanciare un servizio streaming davvero, sono gli stessi discorsi che facevamo prima, cioè non è facile un cazzo, ragazzi, lanciare un servizio del genere. Diventa sempre più difficile poi. Sempre più difficile, hai poche nuove produzioni, hai sì, sicuro, sarebbe bello avere tutto il catalogo Warner Bros. In linea, ma faremmo oggi gli stessi discorsi che stiamo facendo per Disney, ma ancora di più, perché chiaramente Warner Bros. Ha un grandissimo catalogo, senza dubbio, ma non certo quanto Disney. Quindi in questo momento capisco perfettamente Comcast, HBO e Disney che dicono vabbè, per adesso il catalogo di HBO Max semplicemente continuiamo a venderlo a Sky. E gli altri sono Universal, che è lo stesso concetto, ancora più piccolo, quindi invece stanno semplicemente rimandando all'infinito. L'altro servizio che non mi veniva in mente prima è quello di ABC, mi sembra. Quelli che hanno Star Trek, NBC. Che anche loro hanno lanciato un servizio streaming in America che però va una merda perché hanno pochissimi contenuti ed è per quello che Discovery, per esempio, è stato era in esclusiva sul servizio streaming di NBC in America e per il resto del mondo era su Netflix, per cui pensate quanto erano incazzati gli americani in quel periodo che dovevano pagarsi un servizio diverso e quindi anche lì NBC sta valutando cosa fare, mi conviene di più continuare a vendere il mio catalogo ad altre piattaforme, Netflix o chi per lui, o fare il mio servizio, insomma siamo in un periodo di transizione totale in cui non è CBS All Access. CBS All Access, bravo, scusami, non NBC, non ABC, troppe sigle, non capisco più un cazzo. CBS All Access si chiama il servizio, c'è solamente in America. E quindi, insomma, stavo dicendo, non è facile adesso decidere, non è così facile. È troppo facile da utente dire, volevo tutti quanti i servizi, perché lanciare un servizio del genere è mega costoso, sia per la parte tecnica che per la parte di assistenza che per la parte di introiti che non hai più perché non vendi più quei contenuti ad altri ma te li tieni per te e non è per niente scontato che vada bene, vedi appunto CBS All Access e ancora di più HBO Max che arriva a maggio mi sembra in America e da noi non arriverà e il motivo è quello che ho appena detto, insomma. Comunque, come diceva qualcuno, il vero problema è che purtroppo tutta questa roba bellissima che esce su Sky è come se non uscisse in realtà, perché l'abbonamento Sky è di un prezzo folle e Now TV, io sono la prima che ne dice peste e corna di Now TV. Now TV mi rifiuto di pagare un servizio come Now TV, perché è la merda della merda, considerando la concorrenza di tutti gli altri. È veramente di un livello infimo, è di un livello infimo. Stai esagerando? Dai Anto. È come Netflix adesso col bitrate abbassato. No, ma lì vi ripeto che dovete attivare... C'è un pacchetto allora sono delle merda. Devo pagare pure extra per avere un 4K che ma che 4K? 5 euro per il Full HD. Altrimenti capito, ma vai a cagare due volte. No, TV, quando tutti si lamentavano lo scorso anno che vedevano. Ma ti pare? Mi ricordo che era partita la mega polemica durante Game of Thrones che si vedeva in bassa risoluzione. Il motivo è che non state pagando il pacchetto HD che costa 5 euro. No, capito. Dai. Comunque oggi. Ladri. Gabri oggi in modalità Jack o il Gomorra. Ma che... Ah sì, perché pure sul mio canale cioè, sono stato un'ora e mezza sulla triggerare. Ho comprato delle azioni di Sky per cui vi consiglio tutti quanti Sky, fate tutti i Sky gli abbonamenti, cioè sia entertainment che com'è che fanno cinema, sport e entertainment, quindi sono 15 euro più 5 euro ognuno sono 25 euro più 5 euro dell'HD sono 30 euro al mese, però fino al 3 aprile Sky ti regala tutti i pacchetti che non hai fino al 3 aprile gratuito, esattamente. Dopo il 3 aprile invece arriva in tasca mia 10 euro al mese, quindi abbonati tutti quanti
No, vabbè, ho capito, ma chiaramente sono ma, e allora diciamo che si stanno un po' tutti quanti un po' assestando, mettiamola così. È un periodo di grandissimo assestamento, sia sul pricing, sia sui contenuti, sia sulla tecnologia, perché non dimentichiamoci che la maggior parte ancora, insomma, hanno un margine di queste piattaforme hanno un margine di crescita folle, perché la maggior parte delle persone non hanno modo di vederle. Quindi non facciamo sempre l'errore di pensare che quello che facciamo noi lo fanno tutti. Io sono in grado di guardare Netflix, quindi chiunque può farlo. La maggior parte dei cittadini italiani non ha la minima idea di come fare a guardare un servizio di streaming. Non ha una TV smart, non ha una PlayStation, non ha uno streaming box, non ha un browser, non ha uno smartphone. Quindi cerchiamo di capire questa cosa. Magari ha lo smartphone, ma non è certo in grado di mandarlo sulla TV, quindi siamo in un periodo di incredibile diciamo crescita anche grazie a questo. Prima nei commenti, scusa Roby, dopo ti faccio parlare, si diceva che Sky sta facendo un buon servizio, no? Perché sta includendo dentro proprio i pacchetti Netflix e anche sta per arrivare anche Disney Plus, no? Cosa fanno? Hanno questo set-top box che è Sky sto cazzo, come si chiama già? Sky Go? No, non è Sky Go. Sky Q è un nome che non è stato scelto a caso. Qualcuno può fare la clip, per favore, grazie. Sky Q. Ma si scatenano. Sky Q praticamente è un set-top box in cui possono girare diverse applicazioni. Chiaramente loro hanno deciso di usarlo solamente per Sky, ma possono aggiungere quello che gli pare. Hanno già messo Netflix, possono aggiungere anche Disney Plus. Da questo punto di vista stanno facendo un servizio proprio alla diffusione dei servizi, no? Perché uno si potrebbe chiedere, ma perché Netflix fa un accordo del genere con Sky in cui gli rivende a meno gli abbonati e quindi perde fondamentalmente dei clienti? Semplicemente perché sono tutti clienti che non avevano modo di avere Netflix. È tutta gente che c'ha solamente Sky Q in casa, attaccata alla TV, e se gli dici ce l'hai Netflix, e ti rispondono cosa? Quale canale è di Sky? Cos'è il 501? Capite? Questo è il punto. E lì c'è un margine di crescita folle, ed è il margine su cui stanno giocando, su cui si giocano la partita tutti quanti. Vi ricordo anche che quando fu lanciato Netflix in Italia, io prendo sempre il mercato italiano perché è comunque un buon esempio del mercato europeo e di come questi servizi stanno evolvendo. Quando è stato lanciato Netflix in Italia, tra i player principali per la diffusione di Netflix c'era anche Lega Nerd, e non era un caso, perché inizialmente Netflix era comunicato unicamente ai nerd, ai tecnologici. Perché a quell'epoca, parliamo di 3 anni fa, 4 anni fa, quanto tempo è passato? Non tantissimo. Gli unici che erano in grado di far funzionare Netflix erano i nerd, cioè quelli che sapevano far funzionare una PlayStation, uno streaming box, una smart TV, che all'epoca erano anche ancora meno diffuse. Con il tempo il target di Netflix si è spostato e ora ovviamente cerca di comunicare alla massa, al grande pubblico, no? Non invitano più me o Gabriella, invitano il giocatore di basket o che cazzo ne so, il giocatore di calcio, no? Perché cercano di andare sul grande pubblico. Rimane comunque una soglia tecnologica molto alta da affrontare, ed è il problema che ha Netflix e tutte queste piattaforme di streaming, perché non sono sul digitale terrestre, non sono sui satelliti, non sono sulla TV normale che la gente normale è abituata a guardare, ma sono su internet, su come funziona, non lo so, non me ne frega, tanto c'ho Sky e continuo a dargli i miei 69,99, così lo può vedere anche mio figlio in un altro televisore. Che figata, sono troppo un furbo che spendo questi soldi per guardare Sky. Questo è il senso. E direi che siamo arrivati quasi in fondo a questo argomento infinito, fino a furia di Volevo solo... Allora, vergognoso, pensa vergognoso. Io c'avevo Sky HD che funzionava di merda, per cui ho dovuto cambiarlo per forza di cose. Ho fatto Sky Q, dopo una settimana non andava più. E
zero, il disastro, l'ho portato a controllare, l'hanno acceso e funzionava, per cui ho detto non ha niente, perfetto. Sono tornato a casa, l'ho riacceso e si è bloccato. Ho ristaccato e ha ricominciato. Ogni tanto si blocca però, per cui è una roba che non è completamente affidabile. Diciamo che per adesso PlayStation numero uno totale, Smart TV ogni tanto non mi apre un cazzo, Sky ogni tanto mi va in botta, però effettivamente Netflix su Sky è veramente una baza, vai col telecomando, Netflix ti apre Netflix e te sei già bello che a posto col comando vocale, è figo. Un'altra cosa che volevo dire di Disney Plus, che ci sono rimasto malissimo e che trovo che sia una roba di un imbarazzo incredibile, nella sinossi del secondo episodio di The Mandalorian viene chiamato dai. Viene chiamato il bambino nell'episodio che si chiama Il Bambino, nella sinossi c'è scritto in maiuscolo Baby Yoda. Quello lì è brutta roba. Ah, tra l'altro, non so se avete visto, ho risposto al telefono, mi ha chiamato Disney, pensavo mi volesse dire qualcosa in diretta, che era molto diretta, invece no, aveva semplicemente visto le mie chiamate perse di questa mattina, voleva ritelefonarmi. Gli ho detto che li richiamo, però potevo dirgli che cazzo fate con Baby Yoda. Allora, Robby, io la capisco questa cosa. Aspetta, perché in questi anni di frequentazione di Legione, Disney, avendo a contatto un po' con Lucasfilm, eccetera, eccetera, so che loro per queste cose qui sono incredibilmente gelosi. Cioè, vi faccio un esempio, magari ve l'avrò già fatto, ma lo faccio in pubblico. Per fare degli eventi pubblicitari ufficiali con i costumi della Legione, di Darth Vader e di Stormtrooper, si fa un casting, per cui non serve far parte della Legione. Si deve fare un casting che visiona Lucasfilm in America, per cui io avevo il costume da Vader ma sono basso come Vader, i personaggi, gli Stormtrooper dovevano essere scelti più bassi in modo che Vader svettasse di fianco agli Storm. Questo per farvi capire che tipo di attenzione c'è per l'immagine di Star Wars, per loro è tutto, certo. Scrivere Baby Yoda in maiuscolo nel secondo episodio è un errore incredibile, perché quelli che non sanno di cosa parli subito capiscono che il ranocchietto è Yoda piccolo, o è un clone di Yoda, o è la nascita di Yoda, ed è un disastro a livello di canone per come sono gelosi loro, ok? Poi mi rendo conto che dietro c'è uno che l'ha tradotto velocemente, Baby Yoda era il thread principale quando è uscito, uno dei più grossi hashtag della storia dei social, e allora metti Baby Yoda che fa pubblicità, ho capito, me ne rendo conto. Però, insomma, mi viene da dire, evidentemente non hanno condiviso la cosa con gli States, ma hanno fatto per i cazzi loro, mi viene da dire, o no? Sì, molto probabile. Sì. Una cosa ufficiale, sono d'accordo con te, però diciamo basta a quelli che ti vengono a scrivere su Facebook o su Instagram, ma si dice The Child, no Baby Yoda, il popolo di Italy ha scelto Baby Yoda, io se voglio lo chiamo Baby Yoda. No, sono il primo, io mi parlo a livello di ufficialità. Ufficialità, cioè, è giusto, certo. Ufficialità sì. Tutto lì. Baby Yoda, Baby Yoda, vi dico solo che il mio profilo ovviamente ho scelto Baby Yoda e si chiama Baby Vale, quindi cioè ho detto tutto su Disney Plus. Sai che forse l'hanno cambiato, Robby? Sto guardando in questo momento. Guarda un po'. Io nel post avevo messo la piccola il Mandaloriano. Era il 2? Era il 2, no? Comunque sì, hanno già messo. L'hanno tolto. Merito tuo, Robby. Puttana, me non le... E vai, performante. Bravo, Robby, bravo. No, aspetta, sì, vai giù, perché era nella sinossi sotto l'immagine. No, c'è ancora! C'è ancora, dopo aver salvato Baby Yoda. Lol. Ma come funziona? Ma scusa, perché questo qui è diverso? Quindi hanno due testi diversi? È molto sì. LOL, sì. Quindi posso mandare la puntata live su Twitch? Ecco, dai. Mi suona il telefono. Sta succedendo che bannano il canale Lega Nerd. Esatto, no, meglio di no. Quindi no, cioè, in realtà, capito? Lo bannano a Lega Nerd, non l'hanno mai bannato a molti che invece si è portato le pornostar in diretta. È assurdo. No, ma quelle, adesso arrivano anche da noi. Fermi. Al loro discorso,
Quella puntata è bellissima, sì, sì. Io l'ho vista, guarda che è una gran puntata. No, l'ho vista, guarda che l'ho vista pure io, ero con Vincenzo, chiedevo a Vincenzo com'è possibile tutto ciò, non sta accadendo davvero, no? Dai, Vale. Tra l'altro sì, era c'era Dani Camori? Ma c'era sì, Dani era Camori. Quella di Dani Camori. Ma perché non sto lavorando per Multiplayer? Ma vai a cagare, vai a cagare. Noi mettiamo Pierpaolo. Pierpaolo Zettore vuole un sacco fare un'altra puntata con Dani Camori. Guarda, dopo che J-Pop l'anno scorso al Comic Con si è portato la Nappi a fare la testimonial della clinica dell'amore, io allora, ho visto giusto, tutto. Giusto. Che è arrivata, la Nappi è arrivata con il collan, ma senza niente sotto. Mi sembra quindi, giusto. A Napoli c'è stato... Ma vi immaginate il look di quest'anno come sarà? Tutti a un metro Ne parliamo, ne parliamo. Ne parliamo, sarà, ragazzi. Ma ci sarà, esatto, questa è una ci di quelle sarà, cose di cui si discute tanto. Ma cambierà, secondo me cambierà alcune cose molto, cambieranno. Ma cambierà anche dal punto di vista proprio delle possibilità da parte anche di chi espone, di chi è espositore, perché probabilmente certo, non ci saranno i soldi per poter avere grandissimi ospiti, grandissime partecipazioni. Il problema è che la disponibilità economica da parte degli espositori in questo momento è fortemente minacciata. Lo certo, dico per le case editrici, lo dico anche per tutte quelle realtà che in qualche maniera hanno un introito importante sulla vendita diretta. Ragazzi, è saltato Cartoomix, è saltato Romix, salterà con buona probabilità Napoli Comic Con, anche se adesso era previsto per il primo weekend di luglio, ma già solo queste tre insieme significano per una realtà medio-piccola, fai anche piccola, decine di migliaia di euro di ricavi mancati. Questo perché si tramuterà. Perché sei così certo che ci sarà? Io sono abbastanza certo che non ci sarà, sai? Sì, Luca Comics? Sì. No, Luca Comics credo che si farà di tutto per riuscire a preservarla. Ma guarda, ma io non ho alcun dubbio che Vietina voglia fare Luca Comics 2020, ma ho ancora meno dubbi che uscirà un decreto ministeriale che dirà che per tutto l'anno non ci devono essere eventi pubblici. Di questo. E allora preparatevi, ma ne sono praticamente certo proprio. E allora inevitabile, è inevitabile. O giriamo tutti nelle scatole tipo i Funko Pop, cioè non è possibile. Sì, io mi piango già a Venezia, pure Venezia secondo me è fortemente a rischio. Però non salterà il settembre lucchese, stanno commentando giusto, infatti ho la conferma invece che il settembre lucchese è confermato. No, dai. Io qui vedo solo una cosa, che improvvisamente Gianluca è diventata molto complicata con tutte quelle che sono state le regole che hanno imposto dalla questura poi per le leggi giuste sull'antiterrorismo. Avete visto quel sistema di tornelli, di ingressi controllati, sì, eccetera? Sì. Quella è stata una cosa che è stata richiesta proprio dalla questura di Lucca e a un certo punto nessuno sapeva come metterla in piedi. Sono dovuti intervenire, credo, quelli addirittura della team che fanno addirittura dei controlli per vedere dove le celle dei telefoni si agganciano, quindi ogni singolo smartphone si aggancia a quale cella del telefono per capire quali sono i flussi delle persone e quindi hanno trasformato appunto gli ingressi con i varchi controllati, che è una cosa giusta. Però immaginare domani una roba del genere sarà realmente difficile. È durato uno o due giorni, li hanno tolti, se non ricordo male. No, io ce l'ho avuto tutti i giorni. Fino alla fine c'erano, fino alla fine. Non erano in tutti quanti gli accessi, ha ragione Napoleone, su questo. Sì. Inizialmente erano ovunque, poi dopo li hanno un po', diciamo, resi un po' meno frequenti perché creavano file importanti. L'accesso al Carducci e al Napoleone sì, però, i due padiglioni del Carducci e Napoleone gli avevano. Quelli principali, quelli più grandi. Games e editori, cioè, giusto, sì. Sì, ma era veramente, cioè, io capisco quello che dice Antonio, ed è anche... purtroppo plausibile. Il problema è che se salta Luca Comics, ragazzi, poi ne parleremo nell'ultima parte quando parleremo di fumetti, ma se salta Luca Comics saltano alcune case editrici. Cioè, quante attività stanno saltando, Gio? Mamma mia! I cazzi delle case editrici. Cioè, siamo nella situazione in cui abbiamo 1000 morti al giorno e tutte quante le attività chiuse. Quindi Luca Comics, sti gran coglioni, se permetti, te voglio dire. Non è vero tutte le attività chiuse, perché anche qui uno potrebbe fare un po' di polemica. Le attività essenziali rimangono aperte, le attività non essenziali giustamente vengono chiuse. Soprattutto quelle che prevedono la riunione di persone, quindi questo chiaramente, questo locali chiaramente pubblici,
e ancora di più eventi, cioè gli eventi proprio è l'ultima roba che faranno riaprire magari nel 2021 e poi raga, non facciamo finta di non sapere sta roba. Non è, cioè Luca Comics non ci sarà quest'anno e poi vediamo il prossimo, perché finché non abbiamo un vaccino e non abbiamo vaccinato tutti quanti, noi non usciamo da questa situazione. E non voglio, diciamo, fare il pippone sul coronavirus, però ragazzi, siamo realistici, questa è la situazione che stiamo vivendo, non un'altra, insomma. Io spero che questa cosa non si verifichi, nel senso che ci sono ancora dei mesi davanti. Qualcuno crede ancora che il Comic Con si faccia? Io, per quanto voglio tantissimo bene gli amici del Comic Con ed è realmente una delle mie fiere preferite in assoluto, purtroppo credo che non ci siano i presupposti per ricominciare a ritornare a regime già a luglio. Se devo pensarla su novembre, ragazzi... Io, guarda, te ne dico un'altra, news di ieri, lo Javits Center. Lo Javits Center è la fiera di New York, in centro New York, dove fanno il New York Comic Con, che di solito c'è a ottobre. Lo Javits Center, per non chiudere, perché stava fallendo, visto che hanno ovviamente annullato tutti quanti gli eventi per tutta l'estate e oltre, e ha messo a disposizione i suoi locali come ospedale per New York, e in cambio ha ricevuto diversi milioni di dollari di affitto. Incentivi. Incentivi. E quindi, cioè, voglio dire... Di cosa stiamo parlando? Questo stiamo facendo. La stessa fiera di Milano la vogliono utilizzare come ospedale. Gli eventi sono veramente l'ultimissima cosa che si ricomincerà a fare, ma proprio ultima, dopo i ristoranti, dopo i bar, dopo le piccole attività, quelle proprio sono la prima cosa che hanno cominciato a cancellare, sarà l'ultima che ricominceranno a fare, perché è proprio il caso peggiore in assoluto che si può avere per la gestione virus. Quindi, ma per dire... C'è un commentone qui, ragazzi. Lo stesso Palais di Cannes lo vorrebbero usare come ospedale, nonostante Cannes si ostini a dire che si farà. Hanno costituito, però loro si ostinano, secondo me con una mancanza di rispetto incredibile, continuano a dire che comunque Cannes si fa, non a maggio, però a fine giugno, inizio luglio. Sì, ragionamento la base è, ma se rinviano al 2021 le Olimpiadi, ma che cazzo devono fare? Esatto. Sì, il fatto è che le Olimpiadi sarebbero a luglio, mo certi eventi vengono fatti a ottobre, novembre. Realmente vorrei mantenere una positività, per quanto mi rendo conto che quello che dite sia assolutamente concreto e plausibile. Resta il fatto che se non siamo in grado, e poi qui la chiudiamo magari con sto pippone qui, ma se non siamo in grado di rimettere in piedi una Lucca Comics ora di ottobre, novembre, ho idea che sia l'ultimo dei problemi dell'Italia. A quel punto siamo già tutti in default economico e siamo tutti a fare in culo. Cioè, detta magari come... non siamo in default economico perché sicuramente, adesso ripeto, non volevo parlare di coronavirus oggi, volevo fare una puntata in cui si parlava d'altro, però capisco che è inevitabile parlarne. Chiudo la questione, arriveranno inevitabilmente aiuti economici anche per le attività e per le piccole attività. Ho visto prima un commento di uno che ha una fumetteria, è inevitabile che arriveranno aiuti economici, si parla già di diciamo fare debito che poi viene coperto dallo Stato, per cui in cambio del mantenimento dell'occupazione, per cui se tu hai una piccola attività semplicemente fai un prestito in banca che poi ti viene pagato dallo Stato, con quei soldi continuare almeno a pagare gli stipendi, perché altrimenti non ne usciamo, questo è evidente, ed è evidente per tantissimi tipi di attività diverse. Faccio anche un appunto anche sulla mia attività, sulla nostra attività. È bello ed è facile dire in questo periodo, beati voi che avete un sito internet, perché siete in piena, no? Sembra che noi siamo gli unici che non hanno ripercussioni. Sicuramente abbiamo un vantaggio da un punto di vista del traffico, ma io ricordo a tutti che le nostre attività campano grazie alla pubblicità, e che la pubblicità la fanno le aziende, e le aziende stanno chiudendo, e noi in particolare Lega Nerd lavora al 90% con il mondo del cinema, quindi vi invito a ragionare su quanto sta andando bene il nostro fatturato. Chiusa parentesi, non voglio fare assolutamente il piangino. Aspetta, dico però una cosa molto divertente che mi hanno appena rigirato. C'è George R. Martin che ha fatto un tweet dicendo che il 2020 è stato diretto da lui.
E qualcuno però sotto gli ha risposto: sempre meglio della stagione 8 di Game of Thrones. Esatto, esatto. Maledetto. Una di merda. Ecco. Maledetto. Maledetto. Speriamo finisca meglio, infatti. Speriamo. Speriamo, almeno. Allora, passiamo possiamo passare al prossimo argomento. Saluterei le nostre due... No, stavo per dire una roba che non devo dire. Ora ti faccio saltare questo sito di merda. Te lo buco, questo sito di merda. Ciao Gabriella, ciao Vale, grazie. Ciao. Ciao Tony. Mi raccomando Sky Q, Sky Q. Allora, rimango momentaneamente, Gio, dopo ti rimani collegato, ti ripesco dopo per il gran finale sui fumetti, rimango collegato io e Roby. Di che parliamo, Roby? Parliamo, facciamo un mini angolo, vediamo se mi viene questa roba, è la prima puntata, ragazzi, per cui cercate di capire. È l'angolo incauto acquisto, vediamo se riesco a mettere una... angolo incauto acquisto. Allora, cercheremo io e Roby di consigliarvi, fondamentalmente io chiederò a Roby e darò anch'io una mia opinione, consigliarvi l'acquisto della settimana o la novità interessante della settimana. Credo che Roby sarà d'accordo con me quando dico che la novità della settimana è il set Lego che ora vi mostro. Ecco qua, news su Lega Nerd, Pirates of Barracuda Bay l'hanno chiamato, è il vecchio set che doveva essere la baia dei pirati di Lego Ideas, ne hanno già parlato abbondantemente Roby e Simone su Bricknauts, però ne voglio riparare anch'io qui perché io sono in fotta infinita, sto proprio male, cioè non vedo l'ora che esca, è un problema perché Lego non spedisce, che cazzo sta succedendo, puttana Eva, io ce ne voglio 4 copie, capito? Perché la Barracuda è uno dei miei set preferiti in assoluto, è stato uno dei miei migliori Natali, io ho passato tutta la mia infanzia a farmi regalare per Natale, compleanno e tutte le feste unicamente set Lego, sono stati tipo 8-9 anni di set Lego e basta, e ricordo perfettamente quando ho ricevuto la Barracuda, e ho ancora nel mio sfuso diversi pezzi della Barracuda, ho sempre idea di ricomprarmela perché purtroppo la mia originale mi è rimasto lo scafo, credo le vele, gli alberi e qualche pezzo particolare che un bel ricordo che ho io, non so anche te Roby se puoi diciamo avvalorare, ma non tanto sulla Barracuda ma in generale sui set Lego, senti questa che secondo me anche tu sei d'accordo con me, tolgo un attimo sta cosa, e per tanti anni guardando lo sfuso da bambino, sto dicendo Roby, no? Guardando lo sfuso erano talmente pochi i pezzi speciali che quando vedevi, nel mio caso, in questo caso particolare, era la finestra gialla della poppa della Barracuda, ti tornava in mente il set. Perché tu vedevi quei pezzi lì particolari, che erano pezzi inclusi unicamente in set particolari, e quindi ti ritornava in testa. Ho visto, per esempio, che nel nuovo set di cui stiamo parlando c'è una insegna, che è tratta da un set, che è un set medievale, che aveva un angolare del muro che invece che essere il classico angolare grigio da castello era rosso e nero, e anche quel set lì ce l'avevo, e ogni volta che vedevo quell'angolare lì con la finestrina e con le croci rosse e nere ripensavo a quel set. La Barracuda mi ha fatto per anni lo stesso effetto perché aveva diversi pezzi speciali, particolari, mi ricordo la finestra gialla, mi ricordo vabbè, la scimmia, il pappagallo, vabbè, le minifigure non ne parliamo, la polena che era una minifigure gialla particolare, non so Roby se sei d'accordo con me, quindi per anni da bambino rivedendo quei pezzi ti ritornavano in mente i set, cosa che si è un po' persa credo, perché adesso invece il numero di pezzi speciali è talmente spropositato che lo sfuso dei bambini moderni, ho idea io, magari mi sbaglio, è un putpourri talmente vario che non riesci più a riconoscere i pezzi, mentre prima erano tutte quante
mattoncini al 90%, più c'era un 5% di pezzi speciali che ogni volta che li vedevi ti facevano tornare in mente i set che avevi ricevuto, si è un po' persa questa cosa. Dico cazzate, Robby? Non so. No, mi trovi assolutamente d'accordo e mi sono allontanato un attimo per farti vedere cosa mi ricordava a me ogni volta che ravanavo nel mio scatolone, ed è questa, Antonio. Vedi. Allora, tu, io sono sicuro che tu per anni, dentro il tuo sfuso, hai avuto, in questo caso specifico, i pezzi gialli trasparenti. Assolutamente sì, esattamente, proprio quello che ti dico. A me, anch'io ero un grande appassionato di Classic Space, ogni volta che vedevo i pezzi gialli trasparenti mi tornavano in mente le astronavi. Oppure un altro pezzo super specifico sono i razzi posteriori. I razzi posteriori, i retro razzi, che erano questi tre tromboncini. C'erano pochi pezzi speciali, era la prima volta che cominciavano a fare dei pezzi un po' diversi, no? E in realtà il mio scatolone con le dovute virgolette, perché è un po' un modo di dire di tanti, era pieno anche di Lego di mio fratello è un 68, per cui 6 anni indietro, e quando quando regalavano i Lego a lui e non a me, lì bene che era difficile dividere i set, perché erano tutti brick, 2x4, 1x6, 1x8, insomma, erano esatto. Tutti mattoncini, erano insieme. Il 99% erano quelli mattoncini, non è che... Esatto, per cui quando sono arrivati i primi set Space, il Galeone, presente il Galeone, io non ho avuto la fortuna di averlo quando ero piccolo, ma mi buttavo principalmente sugli Space, e ricordo gli Space e un castello, che anche quello prima o poi dovrò recuperarlo, perché ho questo obiettivo di recuperare tutti i miei giochi ormai persi. E lì cominciavano a vedersi i pezzi particolari. Ricordo il muro, i bulk si chiamano, esatto. Con finestrelle, con l'adesivo delle pietre, tutte queste cose qua. No, non era un adesivo, era una stampa. Era una stampa. Sì, forse sì, perdonami. Adesso, come dici tu, non è assolutamente così, è un delirio. C'è un po' per questa cosa, però vabbè, è anche positivo. Positivo. No, non è un delirio a livello meccanico di trovare un pezzo e dire, ah, questo è il pezzo di quel set. No, ne escono talmente tanti che non c'è più questa associazione veloce che intendevi tu. Ma torniamo alla Barracuda, che è appunto il set di cui stavamo parlando, perché cosa è successo? È successo che hanno proposto su Lego Ideas una baia, una generica baia dei pirati, e Lego, il set ha vinto, no? Ha superato i 10.000 voti, bla bla bla, è arrivato in finale, poi è stato scelto come set da realizzare per davvero, il senso è questo qua. Solo che questa volta Lego, invece che, diciamo, evolvere quel set come fa di solito, cioè, diciamo, renderlo un po' più giocabile, costruibile, eccetera eccetera, ha stravolto l'idea, Robby, perché ha fatto un'altra roba. È vero che è ancora una baia dei pirati, adesso ve la faccio vedere qui, in questa maniera, che è, diciamo, una delle due modalità che ha questo set, perché ha due modalità diverse. Cioè, una è questa con la nave smontata, ma in realtà quello che vedete sono tre pezzi di nave, la prua, la poppa e la parte centrale, che si possono staccare dall'isola e attaccare tra loro per ricreare una riproduzione della vecchia Barracuda. Qui lo vedete bene, della vecchia Barracuda. Cioè, una roba che a me mi ha mandato giù di testa, non ci potevo credere, era una roba impensabile, perché non solo hanno fatto quello che ho sempre sperato, cioè una riedizione della Barracuda, che già era ok, grandi, figata, ma l'hanno resa più giocabile e più, diciamo, personalizzabile, andando, cioè, sfruttando l'idea di Lego Ideas, appunto, di fare una baia dei pirati in cui andarla a incastrare. Cioè, una figata mai vista, con anche dei riferimenti ai vecchi, a parte le minifigure, che sono le stesse minifigure del vecchio set, però rimodernizzate e invecchiate, tipo il Capitan Barbarossa è ancora lui, ma c'ha la barba grigia. Cioè, io divento matto per queste robe qua, divento matto. Non mi piace per niente, devo dirti, Robby, il pappagallo, che non so perché una volta era rosso e blu, bellissimo, adesso è questo blu giallo e verde merdina lì. Che cazzo ha qua, tutto così? Ma in realtà sembra che sia colato con due... È orrendo. Giusto per dargli l'effetto... Boh, non so, non mi dà... Quello rosso e blu, rosso e verde, secondo me era stampato, mentre questo qui avranno fatto, sì, questa nuova sperimentazione. Ah,
te dici che è proprio la forse è proprio la plastica, sembra distinto, mi viene da dire così, però insomma non guarda, metto al suo posto questa recensione che ho trovato del set, che mostra un po' tutto, e qui ecco, qui proprio c'è poi la parte delle ce la posso fare, parte della pubblicità, ovviamente ci guardiamo anche la pubblicità di YouTube. Silenziami un attimo che ho una telefonata di lavoro, scusami, va là. Sì, ne parlo io intanto. Ok, sei mute. No, vi dicevo ragazzi, questa qua è una delle tante recensioni che ho trovato online. Vedete come questi qui sono i due fratelli, questi sono i vecchi e quelli di prima sono i nuovi. Volevo farvi vedere Capitan Barbarossa prima e dopo, che è veramente una figata mai vista. A sinistra il nuovo, a destra il vecchio. Che bomba, ragazzi. Guardate quanto, come sono riusciti a ricreare e a modernizzare, no, le stesse grafiche. Bellissimo. Ma tornando indietro, invece, vi faccio rivedere, ecco qua, qui lo fa girare un po', sono due grandi... sono due grandi pezzi l'isola, vedete, che si staccano, volutamente non sono attaccati tra di loro, così non ti viene in mente di prenderlo su da una parte e cercare di sollevarlo, sono questi due grandi pezzi, ognuno ospita diverse parti della nave, vedete a destra c'è la parte centrale e a sinistra c'è la poppa e la prua. Già l'isola fatta così è una figata infinita e ha dei particolari assurdi, tipo, eccolo qua, questo è un monolito che era in un set sempre degli anni 80, in cui c'era l'isola con i primitivi, diciamo, i selvaggi, e quindi ci stanno facendo intendere che la Barracuda si è arenata su quella particolare isola. Altro particolare folle, bellissimo, incredibile di Lego, che fa quando fa queste robe qua divento pazzo. E l'altra roba, qui si intravede, vedete, quella insegna dell'osteria qui del pub qui sull'isola, che è ripresa invece da un vecchio set anni 80 del Medioevo. Vi voglio far vedere la nave intera, vediamo se riesco a beccarla, dopo lui la monta, e c'è anche il confronto con la vecchia Barracuda, quindi non fare clic destro invece che sinistro perché sono un mongoloide, ok, e qui si vede che è grande quanto la vecchia Barracuda. Ha mille dettagli in più, ma è grande esattamente quanto la vecchia Barracuda. Guardate che bomba atomica che è questo set, stupendo. Non so se hai finito, Roby? Mi sono... è molto più figa, molto più accurata, c'ha lo scafo più alto, più dettagli nella francata. Esatto. Totale, proprio totale. C'è una vela in più, tra l'altro, c'è una vela in più a poppa che ci sta benissimo, vedete? E una cosa che manca, mi sembra, ma non capisco perché, una delle caratteristiche più belle secondo me della Barracuda è che aveva una gru attaccata all'albero di prua, che però non vedo in quella nuova, si intravede in questa immagine, vedi a destra che ci sono... Sì, l'ho montata da poco e me la ricordo bene. Esatto, te la ricordi. L'altra mega figata, che mi sa che non ne avete parlato martedì in Bricknauts, è che questa nuova ha il sistema di carrucola per le ancore, come aveva la vecchia, ti ricordi? Sì. Ma guarda che cazzo di sistema che hanno fatto, gira attorno all'albero, vediamo se riesco a ribeccarlo, guardavo ieri sera... Praticamente è l'albero di prua che gira e ha la carrucola integrata. Adesso ovviamente non riesco a ritrovarlo, ma è stupendo. Vediamo, ce la posso fare. Forse era prima, no? Ha praticamente tutto quanto l'albero frontale che ruota la parte in basso ed è un'enorme carrucola per l'ancora. Altro... bellissimo dettaglio che adesso non riesco a trovare, ma che comunque è incluso in questo bel set. Torna anche la polena, si vede bene qua, ed è anche qui una nuova colorazione, e se non ho capito male sono i capelli della tipa di Aquaman,
che sarebbe rossa, invece è tutto nera. Sarebbe ha i capelli rossi, no? Ha i capelli neri? Nera ha i capelli rossi, sì. Ah, sì, 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 no, io parlo dei capelli, scusami. Parlo proprio dei capelli, si intravede qui la polena è gialla e i capelli sono i capelli usati, si intravede anche qua. Vabbè, comunque particolari, niente di che. Comunque, insomma, mi fa impazzire, guardate come sono rimasti tutti quanti i dettagli così in giallo, si riconosce proprio bene bene la barracuda. Vele bianche e rosse, dettagli gialli e scafo marrone e bordo bianco con... guardate qui addirittura c'è anche il coso per buttare giù i, quelli che si ammutinano, bellissimo set super giocabile, ne parlavo con Robby prima di iniziare, sarebbero da comprare 2/3 uscirà il 1 aprile, 199 euro, quindi 200 euro, non costa poco ma sono tanti pezzi, sono 2600 rotti, no? Non mi ricordo Robby adesso, comunque sono tanti, più 2000, poco più di 2000, e poi non so se l'hai già detto, ma il fatto che lo scafo sia in parte ricostruito in mattoncini, no, per non, me non l'ho detto, sì. Molto maggiore nelle altre. Adesso io sto video non lo volevo vedere perché mi dà fastidio, perché dopo mi sale la fotta e non rispondo di me, ma è un guarda tutti quelli sono i dettagli che vanno tolti alla nave per costruirla come nave a parte, c'è anche una scialuppa come c'era nella vecchia, e questi sono tutti quanti i pezzi che rimangono, diciamo. In più molto figo, molto figo, molto molto bello. Bisognerebbe averne tre, secondo me, minimo tre, perché così una in versione galeone, una in versione isola, e una te la tieni chiusa e la rivendi più avanti, perché questo secondo me è un set da comprare, anche da tenere lì, perché secondo me dovrebbe valutarsi parecchio durante gli anni, perché è un set veramente che insomma, la Barracuda è entrata nel cuore di tantissimi appassionati Lego, è uno dei set più iconici della storia, tant'è che era anche nel set, ti ricordi il set? Certo, dei 40 anni, certo, ce l'ho qua. Il castello giallo, la nave e la monorotaia, per cui insomma... Esatto, esattamente. E, tra l'altro io tengo d'occhio abbastanza eBay per vedere quanto vendono, perché vorrei comprarmela, la vecchia, perché ce l'ho sfusa, ma non riesco ovviamente a ricostruirmela tutta quanta, la mia vecchia, e sta attorno ai 250 euro senza scatola, senza neanche tutti quanti i pezzi, per cui insomma il prezzo è molto alto, quindi questa qua a 200 euro... Secondo me è proprio da comprare per forza, proprio sì, per forza. Sì, sì. Dal 1 aprile, sei più aggiornato di me sulle spedizioni Lego? Stanno spedendo o no? Perché alcuni mi hanno detto che hanno smesso di spedire, che è un casino. Ma dipende dalle zone. Adesso anch'io col mio lavoro spesso con i corrieri e di giorno in giorno cambiano anche le loro indicazioni. Tipo Brescia, Bergamo non ci entrano più i corrieri, per cui non spediamo proprio, non arriva la roba. Bologna uguale, in alcune zone di Bologna al sud sembrano che non abbiano problemi con le spedizioni, per cui sta cosa varia di giorno in giorno. Queste teoricamente arrivano dalla Germania, però solito discorso, se si fermano da qualche parte al nord rimangono ferme lì, per cui magari per evitare problemi ti dicono che non spediscono. Io ho notato che dipende molto dalla zona. Io ho ordinato della roba settimane fa, mi è arrivata sbagliata, ho fatto la richiesta, in una settimana mi era arrivata dall'Inghilterra come se niente fosse. Per cui, insomma, dipende sempre da dove sei e soprattutto cosa vuol fare Lego in questi casi qui. Ecco. Bisogna provare. Ci chiede Lucros 81, c'era il forziere con le monete in quello vecchio? Sì, c'era il forziere con le monete che è stato riproposto, e in più, sempre in questo video si vede, ti do un altro spoiler Robby, sotto al pontile hanno nascosto un altro forziere, che quindi è il tesoro di Barbarossa, tanto per dire quanto sono fighi, e per fare il tesoro di Barbarossa hanno ricolorato dei piccoli, come chiamarli, insomma, è un pezzo speciale, uno per due liscio, che ricolorato in oro sembrano dei lingotti, stanno perfettamente dentro al forziere, altro dettaglio bellissimo, ed è nascosto in un anfratto creato appositamente sotto al pontile dell'isola, bellissimo, bellissimo veramente. Bellissimo. Qui si vede tra l'altro le istruzioni, che hanno come tutti quanti i set Lego Ideas diversi, diciamo, no, approfondimenti sui designer e sulla nave in questo caso, e prima si vedeva bene, hanno mostrato bene la scatola, che anche quella è un disegno sulla torta.
Esatto, la ciliegina, hanno ricreato la grafica anni 80 dei Lego Pirates anni 80, rifacendo la stessa grafica modernizzata oggi, veramente, giù il cappello, super, super. Per me questo qua è il set Lego più bello uscito negli ultimi anni, faccio veramente fatica a trovare un competitor sensato, è incredibile, stupendo, stupendo. No, mi trovi completamente d'accordo. Fatico a ricordare un set così potente, ne parlavamo anche ieri con Simone su quale fosse uno dei set più belli degli ultimi anni, più o meno siamo d'accordo che i set NASA sono sicuramente tra i migliori, ma questo qui credo che sia uno dei più bei set usciti negli ultimi anni, ma proprio senza discussione, almeno per noi. Io veramente sarò super in dubbio su come tenerlo, perché è stupendo. Cioè, anche chiuso con le vele arrotolate, eccetera. Quanto è bella l'isola, è stupenda. Bellissimo. Però cosa fai? Non ti fai anche la barracuda che si può muovere, va in giro, eccetera. Cioè, devi comprare due. Non è che uno ha tante strade da prendere. Infatti, sto ancora cercando, perché era giusto farlo vedere, l'isolotto easter egg con lo stesso totem. Sì. Eccolo qua, 62-62, è Kauas, che... è Kauas lui, è il trono di Kaua. Eh sì. 62-62. Allora, aspetta, come faccio qui? Lo cerco su... Senti Siri che mi risponde, com'è 62-62? 62-62. In diretta lo facciamo via. Kauas Throne, eccolo lì, guarda. Sì, c'è esattamente la stessa faccia, solo che di là è rotta e inclinata sul lato. 1994. Dettaglio incredibile. Questa parte qui sopra è esattamente lo stesso. No, questo è un video di merda, però comunque avete capito, ragazzi. È come non illuminarsi, però c'è anche tutto il timelapse. Vabbè, avete capito, quello lì è il... facevo prima a cercarlo su Lego, su... Images, forse la barracuda è dell'89, la prima 89, sì, 89. Hanno fatto una riedizione nel 2002 identica. Ah sì? Sì. Ah, non lo sapevo che avevano già fatto una riedizione 2002, la riedizione identica, sputata. Ogni tanto Lego fa questo genere non reboot, in realtà rimettono in vendita i set identici. Uno degli ultimi è stato il coso, il Taj Mahal, che era identico sputato. Ah, giusto, hai ragione. Ah, l'avevano già fatto anche per la barracuda, questo non lo sapevo. Sì. Quindi le barracude usate, magari molte sono del 2002 e non dell'89, insomma. Sì, ma in teoria non dovrebbe avere nessun pezzo di differenza, per cui non lo potrai mai sapere se è del 2002 o dell'89, esatto. A meno che non sia buttato. Beh, forse sulla scatola c'è la data, da qualche parte c'è. C'è il codice diverso, il codice non è lo stesso, eh? Ah, il codice è diverso, allora posso guardare quello. Il 21-22, è proprio un altro codice. No, scusa, mi hai detto una cazzata, questa era lei. E il codice è, next, è il 140-10040. Va bene, insomma, questo è il nostro consiglio di oggi. Grazie Roby, lascio tornare anche a te alle tue cose. E questo, diciamo, era l'angolo incauto acquisto. Questo è un incauto totale da fare per forza, 200 euro che dovete mettervi da parte, ragazzi, sperando che Lego spedisca, perché non è ancora detto, adesso lo scopriremo il 1° aprile se riusciremo a mettere le mani su questo set stupendo. Grazie Roby. Niente, grazie a voi, ciao a tutti. Allora, torno con Giovanni per questi 5 minuti finali, grazie a Gio che mi hai aspettato. Eccomi. Adesso magari le prossime volte magari facciamo la scaletta in modo tale che non ti faccio aspettare da solo 10 minuti. Ma che. Io devo solo capire se comprare questo o la Batmobile. La Batmobile è molto bella anche quella, però. Lo so, però, cioè, io per dovere di cronaca dovrei comprare la Batmobile per ruolo. In effetti, sì, per testa sì. Sociale. È anche più, diciamo, esponibile, nel senso che occupa meno spazio ed è
più. Ma il mio problema è avere una bambina di un anno e quattro mesi. Devi metterla, devi metterla in alto. Esatto. Allora, volevo parlare con te velocemente di un po' della situazione dei fumetti. Abbiamo già parlato prima di Luca Comics, abbiamo già anticipato un po' i tempi in realtà, perché abbiamo parlato appunto di come è influenzata pesantemente l'industria dei fumetti. Cosa stanno facendo intanto adesso gli editori in queste settimane? Allora, la situazione in questo momento è che, per quanto riguarda tutte le uscite da fumetteria e da libreria, proprio perché sia le fumetterie che le librerie, quindi le librerie di varie, sono chiuse, in questo momento le uscite sono tutte sospese. Quindi anche della roba anche molto particolare che doveva uscire, c'era tantissimo fermento, per esempio, per questo, cioè la nuova serie inedita di Buffy sarebbe dovuta uscire una decina, meno, 8 giorni fa. Purtroppo non è potuto uscire, e questo per quanto riguarda Saldapress, ma poi riguarda un po' tutte quelle che sono le realtà. Esce solo ed esclusivamente quello che viene mandato in edicola, che l'edicola è attualmente l'unico esercizio in questo momento che può vendere. Sono ancora aperte le edicole, giusto? Adesso non mi ricordo. Sì, però io ho un dato aggiornato a questa mattina, purtroppo il dato mi arriva da uno dei principali distributori, in questo caso della rete edicola italiana, sulle 22.005 edicole aperte in questo momento. Tra le 3.400 e le 3.800 hanno autonomamente deciso di chiudere, quindi c'è più di un 10% tendente al 12-13 che sta chiudendo. È comprensibile. Quindi anche questo genera un problema. Quindi in questo momento escono i Bonelli, fondamentalmente escono le testate in formato Bonelli de Cosmo, escono l'Uomo Ragno, piuttosto che le uscite quelle da edicola Marvel. Ma Amazon è abbastanza allineata o no? Amazon ha smesso di vendere i fumetti e i libri. Quindi la direttiva è stata assorbita, e nel momento in cui tu adesso vai a cercare un prodotto Amazon, guarda, facciamo proprio un esempio, ti condivido anche una schermata. Tu dici sulla disponibilità, cioè la news della scorsa settimana, eccetera? Sì, ma il fatto è questo, che solo i vendor in questo momento ti possono vendere il prodotto. Se tu vai a cercare un fumetto qualunque, adesso non lo so, i venditori di Amazon non sono disponibili. Sì, certo. In questo momento non è possibile fare questo tipo di acquisto. Questo può essere fatto però dai vendor. In questo momento loro non ti danno l'opzione per poterlo acquistare. Non stiamo a discutere cosa sia giusto, cosa non sia giusto. Resta il fatto che c'è una probabilità, però, che anche tutte quelle fumetterie che in questo momento stanno vendendo online possano subire delle situazioni veramente difficili, anche le stesse case editrici che vendono nel proprio shop online. Perché i corrieri, lo diceva prima Roby, stanno avendo delle difficoltà in tante zone. Si parla, per esempio, Corriere GLS, che è quello con cui ho adesso diciamo il filo più diretto, ha grossi problemi a Brescia, Bergamo, Genova, Milano fa molta fatica. Quindi in questo momento le case editrici lo stanno comunicando tutte in maniera un pochino diversa, ma di fatto comunicano la stessa identica cosa. Se volete comprare sul nostro e-shop, sappiate che non possiamo garantirvi quando vi arriverà la roba, che tradotto può avere due livelli. Nelle zone in cui la spedizione può essere fatta, dove parlo per esempio del centro-sud, dove la situazione per fortuna non è drammatica come qui al nord, queste consegne potranno venire con determinati ritardi. Nelle zone, quelle invece più colpite purtroppo dall'epidemia, il Corriere forse ritira, forse no, ma non si sa poi dove verrà fermata la merce. Quindi purtroppo la cosa c'è. Oggi vedo una comunicazione da parte di Sergio Bonelli, editore, che se vuoi te la condivido anche, perché è un po' interessante, in cui dice che riaprono gli ordini online. Questa cosa qui non è così immediata. Guarda, te la faccio vedere. Eccola qui. Sergio Bonelli dice: riaprono gli ordini di 27 marzo, nuovamente è possibile effettuare ordini nel nostro shop online, che riaprirà appunto lunedì 30. Tuttavia,
vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di BRT per controllare la vostra zona che non sia tra quelle in cui l'operatività del Corriere e l'operatività è limitata. Questo cosa vuol dire? Che oggettivamente non stiamo parlando di un servizio che probabilmente funziona, e lo stesso anche i Corrieri, al di là della morale, dell'etica, che sia giusto o sbagliato far muovere i Corrieri in questo momento per dei beni come possono essere i fumetti, purtroppo la situazione viene fermata e la il restart, per esempio, una che ha subito purtroppo un brutto colpo è Panini. Panini avrebbe dovuto presentare a Modena Play e a Romix tutto il nuovo catalogo DC Comics dopo l'acquisizione appunto dei diritti DC. Tutto questo è stato spostato a giugno. Ora dobbiamo dare per scontato che a giugno siamo in una situazione in cui magari non si possono fare le fiere, magari non si possono fare degli eventi in cui ci sia l'assembramento di persone, ma quantomeno si possa tornare in negozio e generare un certo tipo di commercio, perché purtroppo io qui ho anche le staffette, cioè che parlerò anche nelle prossime settimane, ho del materiale interessantissimo, tra l'altro è uscito questa chicca qua che questo è un libro sul ciclo mestruale. Seiri-chan è un manga del 2018 molto molto divertente che sarebbe appunto dovuto uscire adesso a breve, purtroppo questa cosa non ci sarà, questo da parte di Star Comics. Può generarsi un'ottima situazione se non ci sono le fiere e veramente le persone hanno questa grande voglia di leggere fumetti, perché sembra che tutti siano in una situazione proprio sono hungry e angry, affamati e anche un po' incazzosi per il fatto di non poter magari leggere le proprie cose. Potrebbe essere buono questo per il commercio nelle fumetterie, nelle librerie. E potrebbe essere, secondo te, una spinta alla distribuzione digitale? Ne stanno parlando tutti. Allora, in questo momento ci sono parecchie realtà che stanno regalando dei fumetti in formato digitale. Se ne è accorta anche l'America. Image Comics ha messo la bellezza di 133 numeri 1 in visione gratuita. Quindi parliamo del numero 1 di Spawn, numero 1 di Saga, di The Walking Dead, cose del genere anche estremamente famose. So per certo che adesso Salda Press comincerà a regalare interi volumi in visualizzazione digitale. Bonelli ha regalato i numeri 1 di serie storiche come Nathan Never, Tex, Zagor, Orfani, eccetera, eccetera, regalando appunto il numero 1. Panini sta vendendo a prezzo molto scontato i numeri 1 in formato digitale. Sì, diciamo che il digitale in questo momento ha una chance di mettersi in mostra, ma l'Italia non è un paese che riesce a sostenere il commercio digitale dei fumetti. Non è il Giappone, non è neanche gli Stati Uniti, dove cioè, dici, funziona. Dici che non c'è mercato, nel senso che la gente non vuole spendere soldi per la versione digitale. Non c'è l'abitudine. Non ci sono alternative, però, voglio dire. Ok, allora. Si crea per forza poi, no, il mercato. Sì, ma così però allora c'è un altro problema. Nel momento in cui tutte le case editrici si trovassero costrette a stampare, a mettere fuori i fumetti in digitale, vengono a mancare determinati introiti, determinati ricavi dovuti alla vendita del prodotto fisico, che ha tutta un'altra serie di margini di guadagno, eccetera, eccetera. Se viene a mancare quello, non è detto che alle case editrici restino i soldi per poter investire nell'acquisizione di titoli. Ogni anno, ogni mese, ogni settimana le case editrici si danno battaglia sulle aste per portarsi a casa la licenza più figa, il titolo creator owned del momento, eccetera, eccetera. E questo si fa ad asta, a offerta. Questa cosa, se cominciamo a ripensare tutto il mercato digitale, cambia tutto. Non è come la musica, dove si fanno i dischi d'oro, i dischi di platino con gli streaming, con l'ufficiale digitale. E in questo momento, se Zero Calcare vende 110.000 copie in Italia, è perché vende 110.000 libri. Certo. Non 110.000 file, è molto diverso. Sarà molto dura per quel tipo di industria lì, perché non è né come la musica in cui è un contenuto che diciamo viene riascoltato, no? Sì, esatto. Né come il cinema dove hai un contenuto che non è riascoltato, ma ti offre un'esperienza simile ormai il televisore di casa al cinema, no? O perlomeno insomma non completamente differente. Il fumetto mi pare che non solo non è un contenuto riascoltato, ma è anche un contenuto che se
diciamo, preso in digitale, offre un'esperienza che è molto, molto differente. Cioè, non è come sono un, d'accordo, ma guarda la mia parola. Non è come un romanzo che sul Kindle fondamentalmente è la stessa roba, anzi forse meglio. Il fumetto ha bisogno della carta. Ne ha proprio bisogno. In Giappone sta funzionando già in maniera diversa, ma c'era il commento di Mangia Fumetti che ha detto che i lettori di fumetti sono tutti feticisti, sono molto legati al feticcio, al libro. Certo, non per niente si è assistito negli ultimi anni ad un'invasione del cartonato al posto del brossurato, cioè la gente vuole anche la versione più di pregio, vuole la versione quella più importante, quella più costosa. Ma la questione è che in Giappone si stanno abituando in tanti a leggere il manga in metropolitana mentre stanno andando al lavoro direttamente sullo smartphone. Vero. In Italia questa cosa non avviene. Considera anche che il grosso del mercato del fumetto in Italia è composto dal manga vero e proprio, no? E quindi hanno un mercato anche di persone mediamente anche abbastanza giovani, perché poi tutti gli shonen, gli shoujo, eccetera, sono un appannaggio di una generazione decisamente più piccola rispetto a quella che rappresentiamo io e te. E questo potere d'acquisto in questo momento non si sa, non c'è ancora una certezza di quanto rimarrà e come. Considera che quella generazione è già abituata da anni a leggere le scan, che va detto, se per fortuna, diciamo, instaurata una cultura per cui chi si legge le scan poi si appassiona e compra il fumetto quando esce in Italia. Questa è una cosa buonissima che ha determinato anche il successo di tante serie importanti giapponesi, penso a Tokyo Ghoul, penso a Promised Neverland, lo stesso One Piece. Una base di fan che ha voglia, ma guarda che il successo di tanti fumetti in Italia viene dato non solo dalle scan, ma anche dal fatto che la gente si guarda gli anime su Crunchyroll, su Vivid, quello che è, eccetera, no? Certo. Quindi c'è questo aspetto che è determinante, che però non funziona per tutto il resto del fumetto, dove questa componente è decisamente minore. In questo momento bisogna sperare assolutamente che questa epidemia di Covid se ne vada fuori dal cazzo, che ci lasci in pace, deve veramente svanire, si deve arrivare ad una situazione di pseudo normalità, anche senza eventi, in prossimità dell'estate, in maniera tale che tutto possa riuscire. Io quando leggo questi proclami purtroppo faccio un po' fatica a crederci. In questo momento vedo anche, per esempio, c'è un'informativa di Star Comics del 25 di marzo che dice: signori, il nostro shop è attivo, però sapete che purtroppo la situazione è quella che è. La stessa cosa dice Salda Press, J-Pop ha interrotto. Non sanno che cacchio sta succedendo, perché ma poi magari pensa al disequilibrio. Il Corriere la settimana dopo non ce l'hai più. Ma poi pensa al disequilibrio. Tu vai a comprare dal tuo edicolante Spider-Man, ok? Perché ci tieni, vuoi andare dal tuo edicolante perché poi ti compri anche la Gazzetta o quello che vuoi, no? Sì. Nel momento in cui Spider-Man esce lì, ma non esce nelle fumetterie, dove nelle fumetterie c'è un determinato parco utenti che sono i casellanti, quelli che hanno l'abbonamento. Certo, ce l'ho avuto anch'io. Quando ma poi pensa che sarebbe uscito ufficialmente, sarebbe uscita, è entrata in vigore la nuova legge sull'editoria, quella che impedisce di fare gli sconti superiori, tra le varie cose, impedisce di fare sconti superiori al 5% sui libri e sui fumetti, quindi. Una cosa che non aiuterà per niente il settore a rialzarsi. Non credo che la parte digitale in questo momento possa veramente essere un'alternativa, perché significherebbe purtroppo massacrare tanti posti di lavoro, perché poi è una filiera, no? Cioè, certo. Non cade la casa editrice, cade la tipografia, la legatoria, il distributore, il corriere, il padroncino. Cioè, stiamo parlando di un mercato che normalmente produce tra le 300 e le 400 uscite al mese, una cosa del genere. Quindi devo dire che allora ne ho voluto parlare con te, perché sapevo che era uno dei settori che più, dell'entertainment intendo, che più avrebbe subito questo maledetto virus, perché è proprio tutto basato sulla distribuzione fisica di questi oggetti. Ripeto che se il cinema potrà evolvere come abbiamo parlato a inizio trasmissione grazie alle nuove piattaforme di streaming, se per esempio i libri sono già evoluti verso la distribuzione digitale con gli ebook, gli e-reader, eccetera, e l'esperienza, insomma, più o meno viene mantenuta, i fumetti, insomma, è veramente un bel casino. Beh, ma anche lì
vorrei che tu parlassi con i grandi editori, Mondadori, Feltrinelli, tutte le grandi case editrici, no, che producono, eccetera. E il vero guadagno si fa ancora con il libro fisico. Non pensiamo che l'ebook, Kobo, eccetera, eccetera, abbia paperback. Paperback che costa 35 centesimi stamparlo e lo vendono a 4,99, 9,99. Non sono proprio così le percentuali, però così. Faceva notare anche... Te lo dico per certo, Giorgio. Sai che noi lavoriamo anche con... abbiamo anche una casa editrice dentro il gruppo e sono andato a chiedere... edizioni, certo. Sono andato a chiedere, visto che avevo una polemica in corso con un'altra casa editrice, sono andato a chiedere quanto costa stampare un libro oggi. Un paperback classico con copertina colori, un 200 pagine in bianco e nero, cioè il classico paperback con copertina morbida, sta tra i 35 e i 50 centesimi a copia per una tiratura normale italiana, che sono 3-4 mila copie, 1000 copie, eccetera, quindi pochissimo. Guarda, non è così per i cartonati. Il cartonato è un altro paio di mani. A colori ha tutta un'altra vita, un altro costo. Ovviamente sì. Assolutamente, però in questo momento è importante focalizzarsi su una cosa. Attenzione, non è che le case editrici non stanno facendo le cose, mi sono arrivate le staffette, cioè nel senso abbiamo qua, io per esempio adesso ne parlerò in puntata, tra qualche giorno è uscito uno dei miei manga preferiti, il nuovo numero che è il 6 di Summertime Rendering, è uscito un nuovo libro di Paco Roca, ci sono tante cose che si possono fare e ancora ci sono parecchie fumetterie che fanno questo servizio. Credo che se uno controlla bene nell'arco di una trentina, di una cinquantina chilometri dalla propria abitazione, troverà sicuramente una fumetteria che farà un servizio online, quindi le cose si possono ancora lavorare, i distributori funzionano per quello che può essere il rifornimento, si è scelto però di fermare un attimo la macchina produttiva. Io penso, la mia paura su questo, sono ottimista, io penso che adesso in questo momento, perché siamo veramente nella settimana clou, è anche giusto che certi corrieri si fermino o che vengano fermati, ma sono anche convinto che sarà uno dei primissimi servizi a riprendere, diciamo, senza grossi problemi o una operatività totale. Certo. Anche perché, come abbiamo appena detto, è fondamentale per tutte le industrie. Gli stessi ristoranti, adesso moltissimi, sono ancora aperti grazie a Just Eat e alla consegna. Sì, poi io veramente mando un abbraccio virtuale a tutti quelli che faranno le consegne, perché lì c'è una questione morale, è un'altra roba. E lì troveremo il modo di, insomma, non so, pagarli diversamente o che ne so io. Cos'è? Però è troppo un servizio fondamentale in questo momento particolare. Prima parlavamo di cosa? Prima parlavamo di Lucca. Però vedi, ricominciare per tutti quanti, parlo delle fumetterie, parlo delle case editrici, con un'importante fiera come potrebbe essere il Comic Con, che appunto adesso è pesantemente in pericolo. Sarebbe un bellissimo segnale, io sono d'accordo con te, però... No, ma sarebbe la maniera giusta di ripartire, il problema è che questo non succederà. Sicuramente il Comic Con non se ne parla proprio. Lucca per me non si farà, però non so, magari invece durante l'estate cambia tutto. Ma io non credo, perché il problema di questo virus maledetto è che... C'è sempre anche un ritorno, capito? Non basta debellarlo c'è un commento qui di Simonet che dice: ma oltre che a livello industriale anche ambientale, stampare ancora sarà una roba che non si farà più. Non voglio fare il nazi ambientalista perché non lo sono, ma vedo inevitabile lo spostamento sul digitale. Sì, ma stiamo parlando di movimenti geologici quasi, cioè che richiedono talmente tanto tempo che oggettivamente probabilmente cambieranno anche i mezzi, cambierà anche prima Tommy diceva giustamente: minchia, c'è un sacco di gente che non ha una smart TV a casa, che non sa nemmeno come cazzo configurare un Netflix sulla propria smart TV. Ecco, tra qualche anno magari tutti avranno di default un tablet, gli studenti si stanno abituando adesso a fare le lezioni online, magari questa cosa cambierà e porterà a un piccolo salto generazionale. Così parliamo degli X-Men, parliamo delle mutazioni, quelle buone, no? Cambieremo sicuramente, tra tanti anni non ci sarà più forse il mezzo della carta, ma io ti voglio solo far presente una cosa. Ho dato il mio esame di maturità nell'anno 2000 e nell'anno 2000 uno dei temi di maturità era la rivoluzione della stampa da Gutenberg al digitale. E io nel 2000 affermavo che secondo me la carta sarebbe in qualche maniera cambiata la percezione della carta nel giro di 5-6 anni.
Ne sono passati 20 di anni e non è cambiato un cazzo. Un bel Quindi niente. Cerchiamo di essere anche realisti, ragazzi. Peraltro Greta non ha ancora detto niente, quindi se Greta Thunberg non dice qualcosa, ma io penso che Greta sia contenta, perché in questo periodo abbiamo visto come sta cambiando, no, il mondo meno inquinato. Prima la Cina, si è vista l'Italia, tutto quanto l'Italia. Sì. Direi che è l'ultima che deve parlare in questo periodo, Greta. No, vabbè, comunque noi continuiamo a fare copertura, abbiamo parecchio materiale qui ancora da raccontare. Anzi, stasera io ho due fumettisti eccellenti live alle 18:30 dal Trono del Re, edizione del venerdì, che sono Lorenzo Palloni. Voglio fare una preview su questa cosa che arriverà. Sì, giusto. Abbiamo Lorenzo Palloni e Vittorio Macciocci, ospiti, autori di Desolation Club, grandissimi fumettisti, ma in particolare Lorenzo è attualmente il campione in carica, perché è il miglior sceneggiatore d'Italia secondo il Treviso Comic Book Festival, ha vinto il Boscarato, e secondo Lucca Comics, perché ha vinto il Gran Guinigi, quindi è, diciamo, considerato in questo momento uno degli autori più freschi e più importanti del nostro panorama italiano, già attivissimo in Francia, quindi parleremo anche della percezione nel mercato francese. E poi abbiamo una roba pop, dai, perché dopo mi porto una cara vecchia amica, porto Giorgia cosplay in molto bene, molto... e lì siamo molto proprio easy. Salutami Giorgia, digli che ho il suo poster in camera di Ratman. Lei ti vede, lei lo sa, e sa delle tue vergogne. Molto bene. Allora, ciao Giorgia, in differita. Va bene, grazie mille Giovanni, volevo fare questo angolo con te del fumetto. Mandiamo un in bocca al lupo virtuale all'industria del fumetto, che insomma andrà tutto bene. Ma che sì, che ce la facciamo ragazzi. Sì, dai, assolutamente. E grazie per essere stato qui con me su Nerdvana, ci rivediamo direi la prossima settimana. Ottimo. Ciao ragazzi, ciao a tutti a stasera. Allora, concludiamo questa puntata di Nerdvana un po' in ritardo, tra l'altro ho fatto oltre 2 ore, concedetemi questa prima puntata di così assestamento, spero che vi sia piaciuta, spero che, so che non mi avete seguito tutti quanti dall'inizio alla fine, spero che comunque la parte che avete seguito vi sia piaciuta. Mi spiace che c'è stato un problema tecnico con Facebook, ma vi confermo che il nostro stream principale è e sarà sempre Twitch, quindi se ci seguite su Twitch continuate a farlo, cercherò di fare cross multistream, come si dice, anche su altre piattaforme, ma comunque arriverà la differita, arriverà anche su Facebook per intero e anche su YouTube per intero. Questo è tutto fondamentalmente, vedo che mi state già salutando, quindi vi saluto anche io, ci rivediamo il prossimo venerdì. Vi ripeto che Nerdvana torna con questo nuovo formato talk show con diversi ospiti, la maggior parte degli ospiti saranno ovviamente i miei redattori di Lega Nerd, ma avrò anche ospiti esterni, magari per trattare argomenti particolari, vedremo di settimana in settimana qual è l'argomento più sensato da trattare e ne parleremo insieme in 2, in 3, in 4, in 5, quanto serve, insomma, per snocciolare perfettamente l'argomento, e in più ci infileremo ovviamente un po' di tutta quanta l'attualità della settimana. Oggi non abbiamo parlato molto d'altro rispetto a Disney Plus, però insomma cercherò di evolvere un po' il format di puntata in puntata. Spero di riuscire a farlo ogni venerdì, ci metto tutto l'impegno possibile. Noi ci rivediamo venerdì prossimo dalle 13:30 alle 15:30, dall'1:30 alle 3:30. Mi raccomando, pausa pranzo con me e poi primo pomeriggio sempre insieme a me. Non dovessimo più rivederci. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Ciao giovani!